radio2pod.rai.it. Questa è la segreteria telefonica del numero 16823 braccio B unità 664. Lasciate un messaggio dopo il segnale, vi richiamerò fra 3 anni e 2 mesi, quando esco. 610. Oh! 610. 610. Ci vediamo ai castelli romani. 610 610. Le 17.00, 40 secondi. Buon pomeriggio signore e signori e benvenuti a una nuova puntata di 610. È lunedì, principiamo la settimana, ancorché senza Lilletto, perché non lo vedo arrivare. Eccomi, scusate. Che hai fatto in testa? Niente, una botta. Niente di grave per fortuna, perché sono caduto dal motorino, c'era una macchia d'olio. Mi è volato il casco, capito? Mi è volato il casco che io stupidamente non l'ho allacciato, ecco. E mi è volato e per fortuna ho battuto piano sullo Ma spigolo. Sei andato a farti controllare, perché in questi casi bisogna sempre andare a fare una lastra. Un lividino, un ematoma, niente di che, dai. Vabbè, iniziamo, dai. Allora, eccoci qui, oggi è alla 147esima puntata di Chicchi di Riso e tanti sono gli ospiti. Cosa? Che dici? Cioè, se vuoi cambiare il nome per far ridere e fare una gag. Lei chi è? Con chi parli, scusa? Lei, chi è lei? Io? Sì. Sono Alex Braga. Alex Braga, chi è? È un ospite, Greg? Ma che stai dicendo? Alex Braga. Alex Braga? Alessandro Braga. Ma che fa? Chi è? Ma il programma. 610, stiamo facendo 610, Lillo. 610. No, senti Greg, non scherziamo, dai. Allora no, andiamo avanti col programma piuttosto, perché già siamo in ritardo. Fammi dire il numero di telefono. Ma lei eventualmente il numero di telefono, diciamo io, Greg. Lei non, io non so assolutamente lei cosa fa qui, se me lo dite per favore. Faccio il programma. Fa il programma. Allora aspetti un attimo, il suo turno, lei che è imitatore, è un attore. Ma che fa lei? Comico, il cos'è? Conduttore. Allora per favore, Lillo. Allora. Lillo. Siamo qui alla prima puntata di Chicchi di Riso. Sdraiati un attimo, dai. Perché? Mi devo svegliare? Dai, riposati un attimo, riprenditi. Ragazzi, ma che dobbiamo fare? Ma chi è quella gente dietro il vetro? È Fabrizio Trionfera e Cristian Manfredi. Altri attori, chi sono? Ma che attori? Il regista? Dai, un attimo, dai, riposati. Sì, lì. Riposo? Ma perché? Perché sei un po' agitato, vai. Riposati un secondo. Secondo me quella botta in testa non ti ha fatto benissimo. Quale botta in testa? 1-6-1-0 Il nostro programma, che comincia con un ospite che è sempre un po' controverso, un'ospitessa per dirla tutta, che secondo Lillo è una persona che non dovrebbe stare qui, però io non so, ogni volta c'è dell'imbarazzo. Lo posso dire, Greg, almeno questo, almeno questa soddisfazione, è un'attrice raccomandata da un politico di cui non posso fare il nome, che ci ha imposto la sua presenza qui a 610. Questo, mi sento meglio, se lo dico, ma mi sento meglio. Sì, ma è la maggior parte delle persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, anche noi, però questa insistenza, cioè queste lettere continue, queste mail che arrivano, mi raccomando, una mia protetta, mi raccomando, ma trattatela bene. A me sono arrivate anche lettere di ringraziamento, grazie di averla ospitata. Sì, ho capito, lettere di ringraziamento, però io non so cosa chiederle. Lettere, a parte cioè, il nostro, chiedo io. A te ti risulta che il nostro è un programma di interviste, facciamo interviste noi? Ma io non voglio fare interviste, voglio solamente che lei venga qui. Questo, vabbè, facciamola entrare. Olga Gorcioni, buon pomeriggio. Ciao, ecco, a tutti. Ciao, Olga. Ciao Lillo, ciao Greg. Ecco. Ciao a tutti quanti. Ciao, non saluta neanche. Qua nella lettera che ci ha mandato l'onorevole c'è scritto artista. Sì. C'è un artista, mia protetta, c'è scritto. Ecco, sì. Però non ho ancora capito, è la quarta volta che vieni questa, non ho ancora capito qual è l'ambito artistico in cui ti muovi. Innanzitutto ieri sera mi ha detto anche che scrive delle poesie, è vero? Sì. Ecco, allora sentiamone una, sentiamo almeno una poesia. Sono molto belle e le ho scritte, tra l'altro... Ma ne sai una memoria almeno? La più corta. Come fa? E la poesia? Sì. Posso fare vedere le sise? No, la poesia, com'era la poesia? La poesia è... Sì. L'alba e il tramonto. Uh-huh. È finita? Sì. Va bene, grazie. Poesie ermetiche. Poesie ermetiche, ok. Sono quelle, questa è quella più corta. Dimenticato.
te l'hai lasciato ieri a casa. Grazie. L'ossetto. Ti è piaciuto quel bagno schiuma, quello alla frutta? Come a casa. Buonissimo. Come a casa. Hai sentito la pelle adesso, sì, come ce l'hai? Come fosse scrub quasi. Infatti. Ma Greg, ma che è sta cosa? Perché è più luminosa, capito? Ma scusa, siete visti voi, extra radio? Appunto, com'è? Perché è vietato? Non è vietato, no, però, per sapere così, no. No, perché comincio... No, perché mi si... Ma mi... perché non mi sono visto mai, sono te con Simone Colombari, con Stefano Frosi, con... Sì, ho capito, però lei la conosci da poco, è già venuta a casa tua, no, non so... Ma adesso, perché, no, perché avevamo degli interessi... Comunque è stato molto carino, è stato carinissimo. Lo so, siccome però c'ho... Abbiamo dei prodotti cosmetici che vi scambiate. Che ci scambiamo. Però siccome adesso mi comincio un po' a illuminare sul motivo per cui te sei così propenso alla presenza qui di Olga, ma andiamo avanti con l'intervista piuttosto. Olga, tu scrivi poesie, però sei anche una musicista. Musicista? Così ci ha detto l'onorevole. Sì, che lui è anche... carinissimo, che tra l'altro lo voglio salutare. Ciao Cicciotto. Cicciotto, salutiamo Cicciotto. Anche noi, ciao. Ciao Cicciotto. E mi ha detto che comunque io sono... musicista. Ah, ti ha detto lui che tu sei musicista. Sì. Quindi in quanto musicista, se ci dici in quale ambito musicale, cioè che fai? Di Albeghino qui. Che so. In che senso, in che ambito? Cioè, musica pop? No, no, pop no. Pop no. No. Heavy metal. Metal. Tu sei una cantante heavy metal. Heavy metal, sì. Ok, heavy metal. Può sentire qualcosa? Sì. Tipo? Perché le scrivo io. Io ho questa curiosità. Sì. No, ma così ma scusate, le scrivo io, sì. E musica e parole. Ah, allora, bello. Na 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 na. Pezzi di metal questo. Posso fare vedere le sise? Sì. Se io saluto a questo punto Olga Corcioni. Tira giù quella maglietta, Olga, tira giù la maglietta. Stai salutando tu. Comunque per me non è un problema fare vedere le sise. L'ho capito, però non è il caso. Per noi. Ma per qualcuno che? Posso tirar giù la maglietta adesso? Ma certo, certo. 6-1-0 610. Dobbiamo rispondere a una domanda che ultimamente durante il weekend è andata per la maggiore alla nostra casella postale 610@rai.it. Quanti di noi vogliono sapere vita, morte e miracoli di Franco Trentalance, esatto, vivo del porno ma anche di film erotici, gran bell'uomo, che parla di Ilaria D'Amico, che pare sia il suo sogno proibito. Sì. In un articolo pubblicato su un giornale abbiamo letto questo: con lei andrei ovunque, ha confessato Franco Trentalance, in TV è la mia preferita, mi piace per la classe, il portamento, insomma con lei andrei volentieri ovunque, anche a prendere un aperitivo. Ecco, quindi per far capire che insomma Trentalance, che è famoso per fare sesso alla grande, è talmente innamorato di Ilaria D'Amico che con lei anche un aperitivo andrebbe bene. E cosa ne pensa, grande capo, di questa rivelazione importante di Franco Trentalance? Trentalance è cognome? Sì, 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 è il cognome. Sì. Ah. Si chiama Franco Trentalance. E sti cazzi, pensa che forse è soprannome. Ah, per via, sì, della lancia, il gioco di parola con la lancia, dice... Forse. Forse, sì. Trentalance. Lui che dice? Beh, lui dice che lui che ha avuto molte donne, anche per motivi professionali, in realtà ha un sogno proibito. Questo sogno è la conduttrice Ilaria D'Amico. E sti cazzi, pensa che sì, è soprannome. Sì, anche secondo me Trentalance, sì, è soprannome. Lo andiamo a vedere su internet, grande capo. Andiamo avanti con 6-1-0. Pino, vieni a prendere un caffè. Ma che roba è quella? Questa è una suola in PVC sottosale. Una suola sottosale? Ma si mangia? Ma certo che no, scemo, è da collezione. E perché è dorata? Ce ne sono di dorate, di argentate, di ramate. Insomma, tutte metallizzate. E dove l'ha trovata? In edicola. In edicola? Certo, perché da oggi in edicola il primo numero di suole di scarpe metallizzate e sottosale. La prima opera completa interamente dedicata ai cultori di suole di scarpe metallizzate e sottosale, il 500 comode uscite. Suole di scarpe antistatiche, termoplastiche, in PVC, cuoio, mezza gomma e gomma. Collezionale tutte 500. Fai invidia a parenti ed amici con le tue suole di scarpe metallizzate e sottosale. Ehi, Luigi, vuoi il caffè? Sì, grazie, Pino. Guarda nel cassetto. La suola abbronzata. La voglio! No, questa è mia. Suole di scarpe metallizzate e sottosale. Corri in edicola. Sei, uno, zero.
610. E visto che qui in redazione siamo tutti molto appassionati di serie televisive, diciamo, riscopriamo e ci sorprendiamo molto spesso davanti al video, davanti alla televisione, a guardare con passione queste storie che ci tengono inchiodati davanti allo schermo per anni, abbiamo deciso di dare vita anche qui a 610 ad un appuntamento di lunga serialità che speriamo possa appassionare tutto il nostro pubblico, i nostri radioascoltatori. Oggi va in onda la prima puntata, siamo particolarmente orgogliosi della nostra nuova serie Tangenziale. Dallo studio U2 di Via Asiago in Roma, 610 presenta Tangenziale, radiodramma a puntate di Amintore Fanfulla, prima puntata. No, Elena, non va bene così. Io penso che tu ultimamente ti stia interessando a qualcun altro. Ti vedo strana, ti vedo... Sì, sei strana, sei. Non sei più così entusiasta quando devi uscire, quando... Sì, c'è anche la stanchezza, uno lavora tutto il giorno, voglio dire, adesso tanto pensare alle cose più drammatiche. Ok, hai ragione, lavoro tanto, ma io lavoro tanto, però se non era... Abbiamo trasmesso Tangenziale, radiodramma a puntate di Amintore Fanfulla. Fine della prima puntata. Sei sempre la più bella. E vai. Siamo giusti al momento, sì, della nostra rubrica Battutella, battutella vince sempre la più bella. È un gioco che facciamo con i radioascoltatori. E noi telefoniamo ad una persona a caso, così sfogliando l'elenco telefonico, vai, e sperando che questa possa dirci una battuta divertente. Verrà misurata col nostro battutometro. E se la battuta è particolarmente divertente, vincerà il radioascoltatore ben 1000 euro. Battutella, battutella, tu sei sempre la più bella. Quindi sentiamo subito chi c'è in linea per Battutella, battutella vince sempre la più bella. Sentiamo. Anzia, bro! E se la buttare, ti spacca la faccia, capito? Pronto? 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 Pronto, chi è? Ti sto beccando la volta, ti spacca la faccia, capito? Con quell'altro, schifoso, a letto sei stato. Chi è? 610. Siamo di 610. Capo! Lillo e Greg Capo Lillo. Sta fermo, ti spacca la faccia, capito? Ti stanca le gambe, stanca tutte le gambe, capito? Forse è una rubrica, battutella, battutella vince. Lei ha una battuta, una barzelletta, una battuta? Che battuta, che vuoi? Una barzelletta. La faccia a terra, ne sta giù, schifoso, imbazzato, ti becca, accida a te, a quell'altra, capito? Ma niente, forse non è il momento giusto. No, non è il momento giusto. No. Che vuoi? Chi è? Che perché chiama? Era niente. 610, ma non c'è. A montare schifoso, bastardo! Battutella, battutella, tu sei sempre la più bella. Corri in edicola, è uscito Espedienti 2000, la prima rivista specializzata su come svoltare qualche soldo in questo paese che non ti offre nessuna opportunità lavorativa. Nel primo numero, diventa artista di strada, impara il giro di do con la chitarra, in poche settimane sarai in grado di suonare almeno un centinaio di canzoni. Corso accelerato di clown, 5 trucchi per restare immobili senza soffrire e poter fare la statua vivente nelle strade del centro. Il regalo con il primo numero, la mappa dettagliata dei posti più strategici per fare il vostro nuovo lavoro. Espedienti 2000, corri in edicola. 610. È ormai un mese esatto oggi che abbiamo inaugurato la rubrica Fast Talk Show per tutti i radioascoltatori che non ne possono più di vedere dei talk show prolissi in televisione, talk show in cui tutti parlano e non si arriva mai a un punto definito della discussione. Noi abbiamo inaugurato questo spazio proprio per venire incontro alle vostre esigenze di una comunicazione secca ed essenziale. Oggi per esempio parliamo di un tema che è stato molto dibattuto in passato anche grazie ad una legge che è passata. Stiamo parlando appunto dell'argomento fumo e ne parliamo con i due ospiti in studio. Prego. Federica Cifola, non fumatrice, sì, e Claudio Gregori, fumatore. Esatto. Buon pomeriggio a voi. Allora, parliamo di sigarette, di fumo. Sì. Federica Cifola, lei non ha mai fumato in vita sua, mai, ed è da sempre contraria al fumo, vero? Sì, perché io non capisco perché io che non fumo debba sopportare il fumo degli altri, che magari mi fumano addosso. Ecco, cosa ne pensa lei, signor Claudio Gregori? Io d'altro canto non riesco a capire, a parte il piacere, la passione che si ha nel fumare, non riesco a capire perché noi si debba invece sopportare l'ottusa
lamentela continua di chi non fuma. Esatto, il talk show è terminato, volete insultarvi? Barbagianni. Algida sessuata. Andiamo avanti con Siamo Zero. Siamo pronti attraverso il nostro centralino 800-800-002 a raccogliere le perplessità e i bisogni, soprattutto i bisogni, delle persone che ci ascoltano e sono ancora single. Se siete là fuori in questo momento, magari siete al lavoro, magari siete in macchina o state guidando un camion, vi consiglio di fermarvi un attimo a riflettere. Siete sereni, il vostro rapporto di coppia vi soddisfa pienamente. Se non dovesse essere così, se ancora foste in cerca dell'anima gemella, 800-800-002 è il numero da comporre adesso per conoscere dall'altro capo del telefono la persona che forse vi cambierà la vita. E forse riusciremo a cambiare la vita all'uomo e alla donna che sono riusciti a prendere la linea in questo momento e che abbiamo al telefono. Cominciamo a conoscere lui. Pronto? Pronto? Ciao, ciao, chi sei? Ciao, sono Giacinto. Giacinto, ciao, Giacinto. Da Rapallo. Bene, Giacinto da Rapallo, e intanto conosciamo anche la ragazza che con cui ti conoscerai un po' meglio tra poco, che è già qui al telefono. Pronto? Sì, ciao, io sono Luisa, chiamo da Livorno. Luisa, ciao, da Livorno, Luisa. Bene, adesso riandiamo da Giacinto. Invece a Giacinto, hai Luisa che ti ascolta, presentati. Sì, siamo nello stesso litorale poi, lei un po' più a sud. Ecco. Allora, ho 31 anni, sono laureato in ingegneria, corporatura abbastanza atletica, ho per fortuna ancora tutti i capelli, sono castani, gli occhi blu, e sono appassionato di viaggi, specialmente con la moto, però anche normalmente con aerei, treni, automobili. Ho capito, quindi ami viaggiare. Sì. Bene. Passiamo adesso a Luisa da Livorno. Luisa... Allora, Luisa, hai sentito Giacinto? Sì. Adesso sta a te presentarti. Ecco, io ho 25 anni, sì. Frequento l'ultimo anno della facoltà di economia, mi sono iscritta economia a 18 anni con il mio ragazzo, perché me l'ha consigliato lui, quindi il mio ex. Al tuo ex, con sì. Con il mio ex, esatto, quindi adesso mi sto per lavorare in economia, amo molto l'equitazione perché 3 anni fa sempre con il mio ex abbiamo deciso di provare a fare equitazione, ho imparato grazie a lui, infatti ancora lo devo ringraziare. Oltre equitazione faccio anche palestra, perché il mio ex ci teneva comunque che io fossi sempre in un'ottima forma fisica, quindi alla fine ho preso l'abitudine e ho continuato. Adoro il sushi, che poi pensate non mi piaceva per niente fino a 2 anni fa, poi il mio ex mi ha detto provalo, io l'ho provato e adoro quindi andare a mangiare il sushi, mi piace tantissimo. Mi piace moltissimo il mare, ho tantissime foto perché il mio ex faceva un corso di fotografia, quindi sono piena di foto dei tramonti con il mio ex. Bene, adesso ritorniamo a Giacinto. Perché? Pronto Giacinto? Sente tutto. No. Giacinto deve essere caduta sì, la linea probabilmente. Sì, vabbè, noi salutiamo Giacinto da Rapallo e Luisa da Livorno e andiamo avanti con Siamo Zero. Ciao Tancredi, ti vedo un po' giù, ma che succede? Ma Valeria, non so più che fare. Hai presente la mia amante? Sì, e beh? Ha scoperto che sono sposato, mi ha lasciato dopo avermi filmato nudo mentre facevamo l'amore e ha messo il filmino su internet. Pazzesco! E i miei figli e mia moglie lo hanno visto, hanno portato tutto dal giudice che mi ha condannato a pagarle i danni morali per l'intero ammontare dei miei beni e si è presa anche la casa. E mentre succedeva tutto questo ho perso il lavoro e lo stress mi ha fatto ammalare di un male incurabile. Ma allora, corri in edicola! E perché? Perché... è appena uscito il nuovo numero di Sono proprio c***i tuoi. Sono proprio c***i tuoi. La prima rivista interamente dedicata alla tua vita che va in rovina senza che tu possa farci nulla. In questo numero, in esclusiva, la storia di Giorgio e il suo incontro con gli ultra del Castellammare di Stabia. Ha sbagliato il rigore decisivo per la promozione. E ancora, in retroscena della vita di Mario. Ha bocciato la macchina di Don Calogero, detto o sgozzatore del plenilunio. E gli ha lasciato sul parabrezza un bigliettino con nome e numero di cellulare. Sono proprio c***i tuoi. Questa settimana in allegato un debito di 1 milione di euro con Peppino e il Cravattara ad un tasso di interesse ad usura del 40%. Sono proprio c***i tuoi. Corri in edicola. 610
Ultimamente internet sta riscuotendo sempre più successo, soprattutto nei nuovi social network che nascono. Quando girate su internet, molti di voi so che lo fanno perché scaricate sempre le puntate in podcast di 610 da 610.rai.it, dicevo, molti di voi poi spesso finiscono su Facebook, che è il social network che va per la maggiore ultimamente. Tra l'altro, quando ci capitate, passate anche sulle pagine di 610, così ci vediamo là. Proprio a chi volesse fondare nuovi gruppi su Facebook, perché si fa anche questo sui social network, si fondano gruppi, Stefano Frosi ha messo a punto per 610 delle suggestioni, dei suggerimenti che vogliamo darvi, ma li darà lui con la sua viva voce, dovrebbe essere collegato. Pronto, Stefano? Sì, eccovi qua. Sì. Grazie a tutti e tre quanto siete carucci. Ma grazie a te. La proposta che 610 tramite me vuole fare oggi come gruppo per Facebook, sì, è questa qua: proteggiamo e conserviamo le gomme americane appiccicate sotto le sedie di cinema. Bello. Dice perché? E perché? Perché questa gomma americana è stata insieme a una persona per un sacco magari di ore. E uno l'appiccica lì anche con una certa ricercatezza, una certa. Perché buttare? Qui si butta sempre tutto. Sì, vabbè. Beh, con questa. Guarda città come New York, che non hanno conservato nulla della loro storia. Esatto. Cioè tendono a rinnovare tutto. Bisogna mantenere le tradizioni. Greg, grazie, esatto, perché buttiamo tutto. Lì c'è un po' di una persona in quella gommetta americana lì. Ma c'è. È giusto o no? Ma è giusto, ma c'è proprio. È tutto un mondo. Cioè, quanti ricordi ti possono scaturire da questa visione, appunto, la poltrona, ma anche sotto i banchi di scuola, certo. Quello potrebbe sotto essere il gruppo. Sotto i banchi di scuola, assolutamente, questo apre nuove, no, tracce. Cioè, era tutto un modo di intendere il cinematografo di un tempo. Esatto. Quindi, no, è giusto. Chissà che film, un film dell'horror, magari è stata mangiata in una certa maniera, invece un film d'amore è stata mangiata in un altro modo, è stata appiccicata lì con una tensione diversa. Sì, perché magari subito prima di baciare il proprio partner, no? Che momento romantico, noi sì. Buttiamo tutto. No, siamo pazzi. Comunque, grazie Stefano, perché è vero che su Facebook io finora ho visto tutti i gruppi interessantissimi, però questo è altrettanto interessante e può essere grazie. Di grande stimolo. Grazie Stefano. Ciao Stefano. Ehi Sapulio, ma dove corri? Oh Gabrio, a comprare un sonnifero per mia moglie. Non riesce a dormire di notte, si addormenta la mattina. E non può dormire di giorno? Beh, ma se dorme di giorno, poi la sera non ha sonno. E beh? Beh, se non ha sonno, non riesce a dormire di notte, si addormenta la mattina. E non può dormire di giorno? Beh, ma se dorme di giorno, poi la sera non ha sonno. E beh? Beh, se non ha sonno, non riesce a dormire di notte, si addormenta la mattina. Allora correte tutti e due in edicola. E perché? Perché da oggi in edicola c'è Loop, la prima rivista interamente dedicata a chi ama le situazioni che si ripetono ciclicamente senza soluzione di continuità. Sul primo numero in regalo i primi 10 punti da incollare sul tagliando per abbonarsi un anno gratuitamente a Loop, la prima rivista interamente dedicata a chi ama le situazioni che si ripetono ciclicamente senza soluzione di continuità. Sul primo numero in regalo i primi 10 punti da incollare sul tagliando per abbonarsi un anno gratuitamente a Loop, la prima rivista interamente dedicata a chi ama le situazioni che si ripetono ciclicamente senza soluzione di continuità. Sul primo numero in regalo i primi 10 punti da incollare sul tagliando per abbonarsi un anno gratuitamente a Loop, la prima rivista interamente dedicata. Corri in edicola. E perché? Perché da oggi in edicola c'è Loop, la prima rivista interamente dedicata a chi ama le situazioni che si ripetono ciclicamente senza soluzione di continuità. Sul primo numero in regalo i primi 10 punti da incollare sul tagliando per abbonarsi un anno gratuitamente a Loop, la prima rivista interamente dedicata a chi ama le situazioni che si ripetono ciclicamente senza soluzione. 610. Questa è 610, Radio 2, Lillo, Greg, Alex Braga e Alejandro Barbarossa, nostro inventore di invenzioni inutili, che si è specializzato ultimamente in eco-inquinamento. Lui è uno studioso di eco-inquinamento, sì, ovvero come ottenere un buon livello di inquinamento dei prodotti biologici. Sì. Allora, puoi parlarci soprattutto di questa, certo, tua ultima invenzione. Oggi vi presento il cassonetto rosso per la nettezza urbana. Ah, il cassetto rosso. In genere c'è quello blu per il vetro, sì, quello bianco per la carta, sì, e il cartone. Sì. E quello verde mi sembra per i prodotti organici. No? Sì, certo, sì. Quello rosso è un cassonetto che si mette appositamente vicino a questi altri tre, sì, dove sì, riconverge tutta la spazzatura differenziata, riconverge dentro a quello rosso, quindi di nuovo si rimischia tutto quanto. Ah, okay, lo stato quanto. Ah, perfetto.
No, normalmente questi studi richiedono molto tempo, molta... Beh, sì, sono impegnativi, insomma, perché... Beh, complimenti però, studi, in effetti, complimenti, perché questo è un modo per veramente, a parte che è assolutamente inutile come invenzione, sì, sì. Quindi si rifà alle tue invenzioni inutili, e oltretutto dannosa, esatto, infatti, che nociva, quindi crea appunto questo eco-inquinamento. Grazie. Certo. Grazie. Salutiamo il nostro caro Alejandro Barbarossa e noi andiamo avanti con il nostro amato programma, grazie. Sei uno zero. Six one oh. 50 anni di bonus extra senza manodopera free con una semplice chiamata all'ora da te indicata, con 100 folder di spazio in più sulla tua sveglia automatica. Calcio, borsa, finanza, gossip e le previsioni zodiacali a pronta consegna dopo il VIP. Ed inoltre 100 gol in più extra gratis della tua squadra preferita. Un'estate così è solo Cablo von Squid. Questo è il ballo dell'estate. Greg, sì. Che vuol dire? Cioè, non ho capito nulla, ma la cosa che più non ho capito è 100 gol in più. Sì, non perché sei distratto, perché non ci credo che tu non capisca. Tu hai col telefonino adesso, cioè, 100 folder di spazio in più, quindi puoi contenere tantissime cose che neanche ti servono sul... Questo infatti, immaginavo. Poi sulla sveglia automatica, le contieni tutte sulla sveglia automatica. La sveglia automatica. Sì, cioè te ti svegli, che invece è la sveglia che fa pip 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 o drin drin, ti puoi svegliare invece con le notizie del calcio, della borsa, della finanza, o ti puoi svegliare con qualunque cosa tu riesci a memorizzare. Ti sveglia questo qui, e questa è la prima cosa fantastica. Cioè, anche le previsioni zodiacali. Te ti puoi svegliare ascoltando le previsioni zodiacali di tutto l'anno, di chiunque, di tutti i segni. Ho capito. E in più c'hai 100 gol in più, extra gratis, quindi non gratis. Ma 100 gol che vuol dire? Che c'è della tua squadra preferita. Io ho 100 gol della mia squadra preferita. Se li fai 100 gol, che vuol dire? No, ce li avevi proprio virtuali, no? Ah, c'ho i gol virtuali. Virtuali, ti svegli con la sveglia telefonica che fa, che ne so, sei dell'Inter, ti fa, ha segnato l'Inter. Ecco, centipede te lo dice proprio, il 99esimo gol. Oppure sei del Palermo. Il Palermo ha segnato 72 gol. Capito? Bello, andiamo avanti. Va. 6-1-0. Il film. Una storia drammatica nella Russia degli zar. Che freddo! Lei è la mamma di Andrei? Sì. E lei è la mamma di Igor? Sì. Brr. Sente freddo anche lei? Sto gelando su questa pista ghiacciata. Quando rimane solo una tenue speranza. Speriamo che i nostri figli si stanchino presto di pattinare. Speriamo. Ma lei sa chi è quella lì? Brr. Sì. È la mamma di Ivan. L'inverno russo non perdona. Signora! Sì, chi è? Lei è la mamma di Ivan, vero? Sì. Ha freddo anche lei? Mi sto ghiacciando su questa lastra gelata. Ha sentito? Siamo tutte nella stessa situazione. Certo, siamo tre madri su una pista ghiacciata. Tre madri sopra il gelo. Di sere! Tre madri sopra il gelo. Nei cinema. Neve, perché fa male, male, male da morire senza te, senza te, senza te. Radio2pod.rai.it Radio2pod.rai.it Dai, vai. Questa, dai, calma. Questa è la segreteria? Questa è... Questa è... Questa è la segreteria telefonica di casa Bettazzi. Dai. Telefonica. Sì, questa è la segreteria... Dai! Questa! La segreteria... Dai! Questa è la segreteria telefonica di casa Bettazzi. Di casa... Lasciate un messaggio... Questa è la segreteria... Ma è possibile! Ma io dico, l'ho detto! Prendi un pappagallo! Ma che prendi un pappagallo che lo sparano manco se l'ammazzi? 610... Sei 1-0? 610... Fontane,
610 610. Buon pomeriggio a tutti da Greg Lillo e Alex Braga. Questo martedì è una giornata particolarmente ricca di ospiti e di eventi, quindi direi di bandire le ciance e di cominciare immediatamente. Scusi, c'è solo questo problema che ecco. Mi scusi. Lei sta accordando il pianoforte, ma non è il momento questo, perché devo accordarlo per la... deve essere pronto per la prossima trasmissione. Sì, ho capito, ma sì, siamo, in diretta qui, abbiamo lo studio. Non può accordare il pianoforte adesso. Però non c'è trasportatore, l'avrei portato volentieri là, ma mi si discorda nel trasporto. No, mi rendo conto che è pesante, però basta che lei aspetta la fine della messa in onda. Deve essere pronto, e questo per la fine, noi per le 18 deve essere pronto. Noi le 18 finiamo. Questo deve essere pronto per le 18. Aspetti i dischi, quando vanno in onda i dischi e non parliamo noi. No, con i dischi c'è rumore, deve avere silenzio qui. Anche noi dobbiamo avere silenzio per parlare, mi scusi. Qui sto lavorando, non sto mica facendo. Ma pure noi stiamo lavorando, mi scusi. Mi diverto io a portare i forti. Allora, vabbè. Perché è anche un bello strazio sentire questa cosa. Lo so, a chi lo dice? A chi lo dice? Allora. Va bene. Va bene, allora, ecco. Senta. Vabbè, andiamo avanti col programma, vediamo che succede. Silenzio. Sì, vabbè. Sì. 0. Oggi tutto il mondo gioca senza sosta. Sosta, risposta. Sai chi fuma non le scorda? Il telefono inventò. Chi scoprì la bomba atomica? Il gioco è semplicissimo, 500 euro in palio per chi riesce a indovinare, chi riesce a vincere, perché è una gara fra noi e il radioascoltatore, è una gara semplicissima, si sceglie un argomento, si sceglie una lettera e si va avanti fino a che non si sbaglia. Facciamo subito un esempio, Greg. Che ne so, animali con la V. Che ne so, varano. Vespa. Volpe. E si va avanti così fino a che uno sbaglia, insomma, va bene? E ovviamente bisogna andare veloci, non c'è molto tempo apposta, si chiama botta risposta, perché deve essere velocissimo. Allora, sentiamo oggi chi è in linea che vuole sfidare Lillo a questo gioco. Pronto? Sì, pronto. Ciao, chi sei? Sono Michele. Michele, da dove chiami? Chiamo da Bari. Michele da Bari. Bene, Michele, 500 euro in palio per te se riesci a vincere. Invece 500 euro che tu devi dare a noi se dovessi perdere. Vabbè, mi pare una cosa equa e giusta. Noi faremo in modo di farti vincere, perché comunque il gioco è un gioco abbastanza semplice. Grazie. Noi adesso andiamo con l'argomento, Greg, direi, no? Cominciamo. Michele, sei raffreddato, Michele? Purtroppo, si sente, Un pochino si sente. Allora, guarda, quello... La domanda è sui raffreddori, per caso. No, non è sui raffreddori. No, l'argomento di oggi è sui grandi condottieri. Ah, bene. Però è facile, sì. Si parla di, ovviamente sono domande facili. Allora, io ho i dadi con le lettere e l'argomento di oggi è appunto condottieri corsi del XIX secolo sconfitti a Waterloo con la... N, vai Lillo. Napoleone. Tocca a te. Non potevo cominciare io. Vabbè, ormai ho cominciato io. Vai avanti, vai. Dai, che passa il tempo. Sei lento. Peccato. Napoleone. È troppo lento. Napoleone l'ha detto Lillo, cioè devi dire gli altri. Non ce n'erano. Lo sai che c'è una regola che dice che non puoi ripetere il nome che dice l'avversario, capito? Quindi mi spiace. Ho capito, ma quanti ne sono stati sconfitti a Waterloo? Esatto, bravo. Bravo, senti. Bravo, purtroppo non l'hai detto in tempo. Allora, 500 euro che devi dare tu a noi verrà domani mattina il nostro riscossore a riscuotere. Domani mattina? Sì, alle 5 e mezza. Alle 5 e mezza. Sei in casa, sì? Sono in casa, sì, ecco. C'ho la febbre. Perfetto, grazie. Quindi allora puoi anche aprirli tu direttamente. Ci sentiamo presto e ti salutiamo. C'era Napoleone Bassa, però. No, ciao. Ti consiglio, già che stai a casa, vai su internet a controllare un po' le tue... Ciao. I tuoi studi. Ciao. Oh, ciao Giamberto, entra, accomodati. Sta uscendo il caffè, ne vuoi? Oh, sì, grazie. Ecco qua. Zucchero? Sì, un cucchiaino, grazie. Senti, hai anche un cioccolatino per caso? Ci sei seduto sopra. Cosa? Ma che cos'è? Il cioccolatino che volevi. Ma è meraviglioso, non l'avevo capito subito. Perché è grande 1,5 metri per 2. E di cos'è fatto? Di marmo? No, puro silver plate, ma smaltato di bianco. È una riproduzione 200 volte più grande di un normale cioccolatino. Incredibile, ma dove l'hai preso? In edicola. In edicola.
Sì, in edicola! Perché da oggi in edicola c'è cioccolatini giganti in silver plate smaltato di bianco. 20.000 riproduzioni fedelissime, 200 volte più grandi dei più classici cioccolatini in commercio per abbellire comodamente la tua casa. Questa settimana la riproduzione 2 metri x 2 in silver plate smaltato di bianco del bacio. Cioccolatini giganti in silver plate smaltato di bianco. Corri in edicola! Visita il sito www.cioccolatinigigantiinsilverplatesmaltatodibianco. 6 1 0 610. A 610 è arrivato il momento di presentarvi una delle nostre più care amiche, una delle voci che più spesso popolano l'universo di 610 e che più spesso viene a trovarci qui in trasmissione. Stiamo parlando di Federica Cifola. Buon pomeriggio, benvenuta. Ciao ragazzi. Ciao Federica. Ciao. Federica, oggi in veste d'amica, sì, in veste di non di attrice, non fa nessun personaggio. Potete parlare un po' di lei, un po' di excursus della carriera. Sì. Per esempio, per una donna è facile o è difficile intraprendere il mestiere di comica? Devo dire un po' difficile. Difficile, perché comunque non oggi. Sì, c'è sempre una discriminazione uomo-donna, e poi quando sei una donna in realtà quello che è più visibile per gli uomini è il corpo, e quindi sono tutti un po' fissati, capito, il fatto, sì, fai ridere, però succede, insomma, fammi vedere la sostanza, no, cioè comunque ecco, quindi tutti un po' fissati. Io, per esempio, ho avuto sempre questa cosa del mio décolleté, insomma, che è un po' abbondante, no? Sì, il mio seno un po' bello presente, insomma. Ci ho sempre avuto questa cosa per cui, insomma, tutti gli uomini con cui sempre mi sono relazionata poi non mi guardavano mai negli occhi, ma sempre uomini sono così, ma sono così, pensano ad altro. Molti uomini pensano solo a quello. Infatti. Tipo voi adesso state facendo esattamente quello che ho detto. No, io guarda. Beh, Lillo, ammazza, c'hai proprio l'occhio spiaccicato. Stavo guardando la penna, c'è una penna qui, vedi che sta proprio più o meno in linea con... Parliamo di Greg, che sono tre ore, che da quando proprio abbiamo iniziato... L'allergia, quindi stavo l'occhio che... L'occhio, e l'altro, scusa. È l'altro che uno, se uno guarda la pupilla del base, l'altro che guarda, che mica sono strabico, che l'altro vabbè, guarda... Vabbè, però comunque... Ma no, è... Non l'avete neanche nascosto, cioè, no, proprio fissi lì. Ma no. Poi sono anche levato gli occhiali, quindi io neanche so quello che ho davanti, cioè, vedo un punto X. Invece dicevi, stavi dicendo... Cioè, così non so cosa sto guardando. Così stai guardando proprio lì. Ma è proprio... un caso. No, non è un caso, proprio... Neanche ci avevo fatto caso io, poi questa cosa la stai dicendo tu. Allora, stavi dicendo del tuo seno, che molti uomini lo guardano. Sì, che comunque sì, in realtà non si relazionano mai in maniera Lillo. Però sto parlando, cioè almeno guardami in faccia. Ma scusa Federica, io c'ho un problema agli occhi. No, non c'è un problema agli occhi. Ho le cataratte. No, ora per esempio mi stai guardando in faccia. Perché ho le cataratte, c'ho le cataratte, Lillo. Io ti sto guardando negli occhi adesso. No, adesso no. Sì, ma sembra che ti guardo lì, ma ti sto guardando negli occhi. Vabbè, senti, mo pare che Greg, ma poi mi giro. Io adesso stavo un attimo guardando se perché effettivamente se era vera questa cosa o no. Per favore, Poi è colpa nostra, se c'hai gli occhi vicini alle tette. Se poi c'hai le tettone è un problema tuo, capito? Non ho capito che c'entriamo noi. Fammi un po' tocca. Ma Lillo! Bambini, a tavola! Yuhu, ha una fame da lupo! Anch'io! Oggi la mamma ha fatto i tenerotti fila e squaglia. Yuhu! A me piacciono tanto. E invece preferisco i tenerotti. Che preferisci? Quando ho fame, intendo. Anziché rimpinzarmi di budini. Di che? La domenica a volte non cucina per altro. Che cucino io? Coi formami. Oh, io questo non lo capisco. Allora, unti in edicola. Unti? Ma sì, Sandrino sta diventando un ometto. Non ha più amisanza, non vuole più untireni. È ora che legga Malana. Che? Malana è la prima untata assimata all'uomo carisipalente, ma anche al bambino carisute, Malana. Sì, sì, che Malano. E per i bambini, da questa settimana su Malana, un sipostali di camelo per risolvere i cicadroni senza tubodare. Wow! Malana è robbia da niposto. E c'è il siraprio. Certo. Malana, unti in edicola. Sei uno zero, sei uno zero. Six one oh. Oh. Sei uno zero, sei uno zero. Sei uno zero. Six one oh. Infileresti mai tua figlia di 3 mesi in una lavatrice? No. Lanceresti mai i tuoi pesci rossi con la fionda addosso al tuo gatto? No. Investiresti mai con un tir tuo fratello? No. Scaricheresti mai film da internet? Ammazza. Scaricare film da internet è reato. Sì, lo so, ti ammazza, nel senso sì, a voglia. Ah sì? Scarico tanti. Ma pure stasera dovrei trovarne uno già scaricato, perché sta lavorando al computer stamattina. Ah, come non detto. Fatto. Ow!
1915, Africa Nera, il regno di Tarza. Presso la tribù degli Azuabi della regina Nzugami si sta svolgendo una festa in onore di Mr. Marriott, un missionario che è tornato per portare altri aiuti alla tribù. Ma un pericolo in agguato, un pericolo con i denti molto aguzzi. Arrighe prr, che guana, chi, pelilè? Grazie fratelli, tumbala tumbala marongà, tumbala tumbala marongà. Arrighe prr, patana pitongà. Ma che succede, regina Nzugami? Leoni fuori, che attacca tribù. Se loro entrano in villaggio, noi tutti morire. Cosa possiamo fare? Voi niente, io me la posso rischiare. Chi è quel ragazzo mezzo nudo, regina Nzugami? Lui è Seretarza, lo spirito buono. Lui protegge e salva sempre mia tribù. Andiamo a vedere sti educatori allora. Oh, fai del tifo, eh. Porca zozza, sti merdosi. Ma che mi mozzichi davvero? Voi me sta rode del brutto. Mo so cacchi vostra. Abbiamo fatta, va? A sante sana, Tarza. Grazie. Tu ci hai salvato, come sempre. Come hai fatto, figliolo? E come ho fatto? È che sono a roccia. Grazie, belli. Oh, due bestie mi sono sporverato, eh? Dica una. Due leoni! Due leoni! Ammazza chi so. A sante sana, Tarza. Noi sempre debitori. Te preoccupa, Zuka. Per me la passeggiata. Tarza, tu rimane festa tribù. Cobuana Marriott e danza. Oh, ma che danza? Si muove pure a ballaccio, una voglia. Piuttosto mi si è smosso un certo appetito. Niente, niente, è rimasto qualcosa a sgarrocchiare. Cose nostre e cose tue in villaggio. Mangia quello che vuoi, Tarza. Ti accompagna Ambuela, mia nipote. Vieni, Tarza, segui me. Oh, e io ti seguo. Ma mica ce lo so se ti riporto indietro sana. Oh, aprete, chiudi gli occhi che mo' fammi i botti. La giungla, un posto denso di insidie, dove vige l'unica spietata legge del più forte. E il più forte è un uomo selvaggio che lotta perché trionfi la giustizia. Questo eroe è Tarza. Buongiorno, sono Silasia. Che gli do oggi? Un bel girello che si squaglia in bocca da solo? Filetto tenero tenero che pare un burro? Oh no, sora Dornio, come l'ho detto ieri, stasera c'ho ospiti a cena e vorrei fare un barbecue. Vorrei delle salsicce, dei wurster, delle costolette. Mi dispiace, ma non c'ho né le salsicce né le costolette. Io posso dare solo i wurster. E come mai? Ieri ha detto che le sarebbero arrivate. E ce lo so, ma che oggi mi sono tardato a leggere il processo di riforma generale dalla società cinese dei Kang Yuei. E quando che si è arrivato il fornitore si era già ito. Che stava leggendo? Kang Yuei. Era un letterato e politico cinese fino all'800. E perché stava leggendo questo libro? Come perché? Questo era uno gagliardo, sa? È stato il fautore del rinnovamento socioculturale della Cina. Fu pure nominato ministro dall'imperatore Wanzhou, mica l'ultimo stronzo. Ah, capisco, ma... ma allora corre in edicola! E perché? Perché da oggi in edicola c'è Macellai e Kang Yuei, la prima rivista interamente dedicata ai macellai appassionati di Kang Yuei. Sul primo numero di Macellai e Kang Yuei, colpe e responsabilità dell'imperatrice nel partito conservatore. Tutto sulla frollatura della selvaggina d'Oltralpe. Il modello giapponese di Kang Yuei nelle riforme dei 100 giorni. Il girello è più indicato per le cotolette o per il vitello tonnato? E con il primo numero di Macellai e Kang Yuei, in regalo una mannaia con l'autografo del leader cinese. Beh, allora quando che chiudo corro in edicola. Grazie, sora Silasia, buon rendere. Però mo che gli do? Beh, a forza di parlare di Cina mi è venuta voglia di involtini primavera. Mi sa che prenderò un takeaway cinese stasera. Non si scherza con Kang Yuei. Mi scusi, mi scusi. Macellai e Kang Yuei. Gennaro Petrozzi è l'ospite col quale apriamo la scaletta della seconda parte. È da qualche settimana che noi parliamo di imitazioni, questo genere comico che da un po' di tempo è un pochino inflazionato. C'era bisogno di qualcuno che riportasse un tocco di originalità, un tocco di novità a questa grandissima disciplina. Gennaro Petrozzi fa proprio questo, gli diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Benvenuto, grazie, ancora. Grazie, quella salve a tutti, grazie al mio invitato. Beh, ovviamente è la chiave proprio dell'imitatore, no? Perché non basta saper fare un'imitazione, ma bisogna costruire un gioco intorno al personaggio per essere originali, perché sennò altrimenti è un mestiere vecchio come il cucco, quello dell'imitatore, rischi di essere un po' datato, come si suol dire, no? Per esempio io partirei subito adesso con un esempio. Il mio cavallo di battaglia che è Corrado.
Corrado Mantoni, ce lo ricordiamo tutti, credo, insomma adesso lo faccio, parto con Corrado. Sono Corrado io ho cominciato la mia carriera negli anni 50 poi sono diventato famoso con la corrida, l'ho fatta prima in radio e poi anche in televisione negli ultimi anni della mia carriera e adesso però voglio invitare un mio collega che ha fatto dei quiz tipo rischia tutto facciamolo entrare, è lui Mike Buongiorno. Allegria, sono Mike Buongiorno, allegria, ho fatto rischio tutto, la ruota della fortuna, allegria, sono Mike Buongiorno. Io sono Corrado, ho fatto la corrida, e tu? Io ho fatto rischio tutto. Ecco, questi sono, diciamo, alcuni dei miei cavalli di battaglia. Perché? Sì. Lei, forse altri che non l'hanno sentita la prima volta. Sì. Lei preferisce, al di là della riconoscibilità vocale del personaggio, lo descrivo proprio, fa una sorta di identikit ripetendo spesso il nome. Il nome, ripeto il nome, dico quello che ha fatto, di modo che chi non è ti puoi non ti puoi sbagliare. Lo ripete parecchie volte, così chi si sintonizza. Cioè, tutti riconoscono, perché il problema di un imitatore è la riconoscibilità del personaggio che fai. Perché no? Lei leggermente si avvicina, diciamo, però è ben lungi dall'essere. Non è importante. Non è importante. Quello. L'importante è che da casa riconoscono il personaggio. Dal momento che ho fatto questa descrizione così accurata, tutte e due, insomma, voglio non dire. Sì, rischia tutto, di rischia tutto chi l'ha fatto. È mai buongiorno. La corrida è Corrado. Una volta che dici queste due cose, ecco lì che il personaggio viene immediatamente riconosciuto. Benissimo. Grazie. Ehi Fosca, perché sei triste? Ma Giovanni, non vedi come sono brutta, grassa, bassa, rugosa e col seno piccolo? Non disperarti, corri in edicola, perché da oggi è uscito Autostima, la prima rivista dedicata a chi ha problemi come i tuoi. Nel primo numero di Autostima, tutto su come mentire a se stessi. E ancora, la tua vita vale davvero la pena di essere vissuta? Risponde Loredana Lecciso. In allegato, uno specchio finto e la suoneria del cellulare di Come te non c'è nessuno, tu sei l'unica al mondo. Il regalo con l'abbonamento, la maschera di Costantino Vitaliano e delle babbucce con iniziali di Flavio Briatore. Buongiorno, io vorrei... Mazzola, però lo schifo, vai, ti serve Autostima, eh? Ma come ha fatto a capirlo? Ti è fatta la regalo. Autostima, corri in edicola. Sei 1-0. 6-1-0. 610. Voltiamo pagina e parliamo del nostro sito internet 610.rai.it, un portale d'accesso a tutto il mondo di 610. Trovate la 610clopedia, l'enciclopedia che abbiamo stilato insieme qualche anno fa, che è ancora consultabile ed implementabile da voi radioascoltatori, e soprattutto trovate il podcast. Se non riuscite ad ascoltarci in diretta dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì, o il sabato e la domenica mattina alle 10.30 subito dopo il giornale radio, potete scaricare gratuitamente le puntate di 610 da www.610.rai.it. E adesso dedichiamoci a quello che succede nel mondo delle fiabe con il giornale Fiaba a cura di Giulia Mizzoni. Giornale Fiaba a cura di Giulia Mizzoni. Ci occupiamo ora di un curioso caso che ha per protagonista un cucciolo di loxodonta o elefante indiano di circa 3 mesi e del peso di oltre 4 quintali, nato e cresciuto in un circo di Southampton nel Regno Unito. Il giovane esemplare, che risponde al nome di Dumbo Jumbo, sarebbe stato protagonista di un eccezionale numero circense nel corso dello spettacolo andato in scena ieri sera. Durante l'esibizione, infatti, Dumbo avrebbe spiccato il volo grazie alle enormi orecchie decisamente sproporzionate e dotate di un'apertura pari a quella delle ali di un falco adulto. Da sempre schernito per le buffe orecchie, allontanato dalla madre, la signora Jumbo, l'elefantino è diventato il nuovo idolo della folla, conquistando titoli a quattro colonne su tutti i maggiori quotidiani nazionali. Sentiamo allora il racconto di questa storia a lieto fine con la nostra inviata al circo di Southampton, Maria Giuliani. Sì, buonasera, mi trovo proprio davanti al treno sul quale Dumbo e sua madre, la signora Jumbo, che dopo mesi ha finalmente potuto riabbracciare il figlio, sono stati caricati per una tournée che a partire dalla prossima settimana porterà Dumbo, l'elefantino volante, ad esibirsi nelle maggiori capitali europee. Il volo di ieri sera, reso possibile grazie alle grandi orecchie di Dumbo, stando alle prime indiscrezioni, sarebbe stato propiziato anche da una piuma che l'esemplare maschio di 3 mesi avrebbe stretto nella proboscide su consiglio di un Apodemos Silvaticus, o ratto selvatico, che risponderebbe al nome di Timoteo. Al momento il treno che porterà Dumbo Jumbo in giro per l'Europa è letteralmente accerchiato da fotografi
fotografi e giornalisti che sin dalle prime ore del mattino stanno tentando di immortalare l'unico esemplare di elefante volante della storia. Da Southampton è tutto, a voi la linea. Grazie Maria Giuliani per averci raccontato un caso che ci insegna come spesso le diversità possano essere un punto di forza. Giulia Mizzoni, Giornale Fiaba. Abbiamo ascoltato il Giornale Fiaba a cura di Giulia Mizzoni. Ehi Fosca, perché sei così triste? Ma Giovanni, non vedi come sono brutta, grassa, bassa, rugosa e col seno piccolo? Beh, effettivamente. Che faccio? Corri in edicola a comprare autostima? No, corri giù di là e buttati dal ponte. Sei uno ze. Sei uno ze. Sei uno ze. Sei uno ze. Sei uno zero. Questa è Radio 2, Lillo, Greg, Alex Braga e un breve ma approfondito sguardo al mondo dell'attualità da commentare insieme al nostro grande capo Esticazzi. Vai Lillo. Leggo la notizia, ormai sono tutti impazziti per Francesca Fioretti, tanto che persino Platinette, pensate addirittura Platinette, l'ha definita la più bella ragazza entrata dentro il Grande Fratello. Vogliamo commentare, grande capo, questa dichiarazione di Platinette e parlare un po' anche di Francesca Fioretti? No. Ah no, grande capo, non vogliamo approfondire? Non so, è lavoro? Beh sì, grande capo, allora... lei fa l'opinionista, è pagato per questo, quindi... Però non si dice volere quando uno ha desiderio e sì, dovere sì. Quando uno è... sì, cioè quando è lavoro, quando è pagato. Allora sì, diciamo che per lavoro sì. Ci deve dare un'opinione sul fatto che Platinette ha definito Francesca Fioretti la più bella ragazza entrata mai dentro il Grande Fratello. Ah. Ha capito, grande capo? Forse... Sì, cioè Platinette ha fatto dichiarazione. Ha fatto una dichiarazione. E Sticazzi ha capito che questa è prima. È la prima cosa, cosa. Sì. La sua dichiarazione si riferiva a Francesca Fioretti. E Sticazzi non sa chi è Francesca Fioretti. È una GFina, un'ex GFina, un ex Grande Fratello, che è stata definita appunto da Platinette la più bella ragazza mai entrata dentro il Grande Fratello. E Sticazzi questo ha capito, ma no. No, dice qual è la notizia, dice lei. Notizia, no, non è una notizia fondamentalmente, è una dichiarazione da commentare, appunto lei è opinionista, quindi vogliamo commentarla? No. No, infatti va bene, andiamo avanti con 6 1 0. 6 1 0. 610. Direttore, direttore, ieri il ragionier De Magistris è entrato con un'ora di ritardo. Non è bello fare la spia, ragionier Salvetti, ma le sue indicazioni mi sono utili per una riduzione di personale. Bravo, la promuovo. Grazie, non se ne pentirà, direttore. Vuoi fare una carriera veloce? Vuoi imparare 1000 trucchetti per fare le scarpe a un tuo collega? Corri in edicola ad acquistare il primo numero di Stronzo Moderno. Nel primo numero, 10 metodi per farsi lasciare dalla fidanzata. Come corteggiare l'amica del cuore di tua moglie. Tutto su come arruffianarsi il capo ufficio a discapito dei tuoi colleghi. Stronzo Moderno, la prima rivista che ti insegna a curare i tuoi interessi senza guardare in faccia nessuno. Il primo numero in edicola a soli 4 euro. Ehi Carlo, dove corri? In edicola, a comprare Stronzo Moderno. Me ne compri una copia anche a me, poi faccio il bancomat e ti ridò i soldi. Col cavolo, ti fai il bancomat e te lo compri da solo. Sei proprio stronzo, Carlo. Infatti. Che belle pellicole, il cinema di 610. Arcangelo Panizza è un coltivatore agricolo di 51 anni. Ha frequentato le scuole serali studiando con grande impegno, ma alcuni ostacoli restano insormontabili. Allora, signor Panizza, lei la geometria volumetrica l'ha studiata abbastanza, ma il suo italiano lascia troppo a desiderare. Però le risposte erano giuste, no, ne? Sì, gliel'ho detto. Per quel che concerne la geometria, sì, ma il suo lessico... Va bene, riproviamo. Un solido formato dalla rotazione di un triangolo rettangolo attorno al suo catete, un corpo... Un corpo conato. Ma no conato, conico, un corpo conico. Anche prima mi ha detto cilindrato anziché cilindrico. Faccia attenzione. Va bene, va bene. Invece il solido la cui superficie è il luogo geometrico dei punti dello spazio equidistanti da un punto interno detto centro è un corpo... Un corpo sferato. Sferico, no sferato. No sferato, nei cinema. Radio2pod.rai.it. Radio2pod.rai.it.
Questa è la segreteria telefonica di casa Gregoretti. Lasciate pure un messaggio dopo il segnale acustico. E che mi ha dato uno schiaffo? È il segnale acustico. Ho capito, però scusa, no. 610. Oh! 610? 610. Six one oh. Six one oh. 610 610. 17:00 33 secondi. Ciao a tutti, siamo Greg, Lillo e Alex Braga. Eccoci qui, oggi il giorno della metà della settimana, da cominciare con un augurio: possiate vestirvi a cipolla in modo che se fa troppo caldo vi svestiate o se fa troppo freddo vi rivestiate. Scusi. Sì. Che sta facendo? Stiamo... Secondo voi sto giocando con i palette, che secchiera la palette? Che sto facendo? Accordando la chitarra? Sì, ma noi abbiamo un programma da fare, no? Bisogna, devo ma lei accordare. Chi è? Sono l'accordatore, c'ero anche ieri a accordare il piano. Sì, io ho capito, a parte che il pianoforte posso anche capire, perché insomma... Devo accordare la chitarra e deve essere pronta per le 18. Ma l'accordi fuori di qui, stiamo... Non ci sono i trasportatori. Stiamo in diretta. Ma la chitarra, se il trasportatore ci vuole, la prende in braccio e se la porta fuori dalla porta. Sì, siamo freschi, se uno la porta male poi si discorda, dipende dalla temperatura, no? Dall'umidità. Ma lei non può accordare qui. Deve essere suonata in questo studio. Ma lei non può accordare qui la chitarra mentre stiamo facendo il programma. Per favore. Abbiamo bisogno di silenzio. Scusi. Anch'io ho bisogno di silenzio. Si fermi un attimo. Un secondo. Un secondo solo. Un secondo. Allora, dicevamo. Anche oggi tanti ospiti. Non si può, però. Allora. Io non ho parole. Guardi. Ma chi l'ha mandata qui? Chi l'ha mandata qui? Mi dia un là piuttosto. Il direttore, chi mi ha chiamato? Cioè, bisogna che siano tutti accordati gli strumenti. Mi dia un là. Senti, dagli il là così la finiamo. Come glielo do il là? Che sto un diapason. Come glielo do il là? Che si può prendere anche col telefono. Io non capisco. Che vuol dire col telefono? Ah, il tu del telefono, sì, è un là. È un po' approssimativo, però. Vabbè, comunque se ti facciamo finta che non esiste, andiamo avanti. Allora, sta per cominciare, sei 1-0, sono tanti gli ospiti. Senti, sono apposta. Lo sta facendo apposta! Devo controllare gli accordi. Vabbè, controlla gli accordi. Niente, cominciamo, sei 1-0. 6-1-0. Cominciamo oggi questa puntata di 610 parlando di un problema molto sentito da tutti i nostri radioascoltatori. Lo testimoniano le email che riceviamo a 610@rai.it o le chiacchiere che facciamo quando incontriamo qualcuno per la strada. Il problema delle pensioni, mai risolto il problema delle pensioni. Oggi vogliamo portarvi qui a 610 l'esempio di una signora, una pensionata, un 81enne, piuttosto azzida, la signora Cassani, che noi abbiamo cominciato e imparato a conoscere, che lei, come tutti gli altri anziani, affronta il problema di non riuscire ad arrivare a fine mese. Dovrebbe essere collegata con noi proprio per raccontarci la sua esperienza, affinché i nostri radioascoltatori possano riconoscersi probabilmente nelle sue parole. Sentiamo se è in linea. Pronto? Pronto. Pronto, Lillo. Signora Cassani, Lillo, buon pomeriggio. Ciao, Alex, Greg. Salve, ciao, signora. Buon pomeriggio. La signora Cassani, tra l'altro, io la conosco bene, prepara le torte di mele meravigliose. Che carino, che ogni dolcissimo. Tanto la vado a trovare. No, sono Lillo. Lillo. Lillo, sì. Peccato, vabbè. Senta, signora Cassani, ci racconta un po', come fa lei? Quanto prende di pensione? Esatto. Io prendo 500 euro al mese di pensione. Sì. E devo pure pagare l'affitto, ecco, capito? E quanto è l'affitto? 650. E come fa, signora Cassani? Come faccio? Mi arrangio, Lillino, che devo fare? Mi arrangio, faccio dei piccoli lavoretti per Ho capito, cioè io conosco anche un'amica di mia nonna che addirittura prepara da mangiare per le persone single, che poi prepara, che ne so, tipo le lasagne porzionate, la parmigiana porzionata. Sì, pure lei fa una cosa. Anche questo come idea. No, io faccio un altri tipi di lavoretti. Cioè, tipo? Cosa? Io faccio recupero crediti. Recupero crediti? Cioè? Sì. Come sarebbe, signora Cassani, scusi?
Come recupero crediti? Lillo, quanti anni c'hai che non sai ancora che cos'è? No, io lo so che cos'è il recupero crediti, e che non, mi stupisco sul fatto che, del fatto che lo faccia lei. Ma credo che non c'è niente di male? Sì. Non c'è niente con me, io faccio recupero crediti, tipo che ne so, ti posso raccontare la giornata di ieri? La vuoi sapere? Sì, per sapere. Sì. Oh, io sono andata da Tre Dita. Tre Dita, chi Tre è? Dita. Sì, è un balurdo che sta sulla Magliana, uno che fa i scommessi sui cavalli, poi non paga mai. Ah, ho capito. Lo chiamano il Tre Dita. Tre Dita. Perché c'ha solo Tre Dita, gli altri li hanno tagliati tutti per, vabbè, per le cose. Altri che recuperi crediti. Sì. Altri recuperi. E infatti fra un po' si chiamerà Giudita. Perché? Perché io sono andata lì e gli ho chiesto se mi dà 1.000 euro. Ah, 1.000 euro è la cifra che deve ridare. Sì, come non è, mi ha detto, no, non lo so, vedremo, e se si può fare. Ho detto, senti, Tre Dita, tu ti chiami Tre Dita oggi, però domani ti potresti chiamare Due Dita. Ho un dito. Vado lì con un paio di cesoie e gli dai il dito. Ma signora Cassani, scusi, ma come fa a fare una cosa del genere? Lillo! Io non c'è campo con quella pensione, parliamoci. Ho capito, ma lei va in giro con le cesoie. Come non è, gli dai un dito, che sarà mai? No. Già gliene hanno tagliati 7, qual è il problema? Comunque mi devi darti 1.000 euro. Quando mi dai 1.000 euro, poi se vuoi ti offro pure un caffè. Grazie signora Cassani, io spero che lei non vada a finire in brutti giri, che ne so, cioè mi sono un po' preoccupato, insomma, lei ha quasi 80 anni, insomma, io poi la conosco, una signora così per bene, insomma. E quello è il problema, Lillo, guarda che devi stare tranquillo per me, veramente, guarda, allora come non è, la scorsa settimana ho dovuto accortellare uno, vabbè, signora come Cassani, la metti? Va bene, noi la salutiamo, arrivederci, tagliare, esatto. In bocca al lupo, che dire. E speriamo che paghi. Speriamo che paghi, va bene. Ciao Pier Tommaso, dove corri? In edicola, proprio qui all'angolo. Ma lì c'è un edicolante collerico ed irascibile. Lo so. Dicono anche che sia un ex malvivente. Lo so, ma devo comprare cose pericolose. Cose pericolose? Sì. Cose pericolose, la prima rivista in dispensa interamente dedicata a chi ama il rischio. Nel secondo numero, a soli 4 euro, una mappa a vacanze nei posti a più alto rischio di contagio nucleare. Come forzare le sbarre delle gabbie dello zoo. 10 consigli 10 per individuare i funghi più velenosi. E con la seconda uscita, in regalo, il conduttorino. Un simpatico servomeccanismo per facilitare l'inserimento delle dita dei vostri figli nelle prese di corrente. Cose pericolose. Buongiorno. Mi dà cose pericolose? Tiè, so 4 euro. E io non glieli do. Ah sì? E mo te gonfio. Cose pericolose. 6-1-0 6-1-0 610 610, un programma di geometria, un programma di chimica e matematica, ma soprattutto un programma di approfondimento giornalistico. E ci fa molto piacere poter avere sempre, tutti i giorni, uno sguardo sull'attualità, proprio perché possiamo parlare degli argomenti che più ci piacciono, come la storia d'amore tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante, che si era un po' persa ultimamente tra le pagine dei giornali, e invece oggi è ritornata alle cronache e possiamo appunto parlare e commentare questa notizia insieme al nostro opinionista Grande Capo e sti cazzi. La notizia appunto è questa, quella che Guendalina Canessa e Daniele Interrante sembra si stiano riavvicinando, insomma. Parliamone, Grande Capo, sì, ecco, parliamo di questa storia d'amore. Qui da un articolo leggo: nessuno avrebbe scommesso un centesimo che la relazione tra l'ex GFina, esatto, Guendalina Camasso e l'ex tronista Canessa, Daniele Interrante, fosse destinata a consolidarsi con il matrimonio. Invece tra i due ragazzi l'amore continua ad andare a gonfie vele, ecco, questa è la verità. Cosa ne pensa, Grande Capo? Di che cosa? Innanzitutto lei sa questa cosa che ho appena detto, cioè che nessuno avrebbe scommesso sulla relazione tra Guendalina Camassa e l'ex tronista Daniele Interrante. Sì, sì. Lo sapevano? Questo lo sapeva. Ecco, invece la loro relazione va avanti a gonfie vele. E sti cazzi sapeva questo e lui invece scommetteva. Lei scommetteva sul fatto che sarebbe andata avanti? Sì. Ah, vede? Quindi è uno dei pochi che... Io ad esempio avevo scommesso sul fatto che invece non sarebbe andata avanti la relazione. Pensa un po'. Ah. Sì. Perché? Ma perché, devo dire la verità, mi sembravano, non mi sembravano così innamorati loro, mi sembravano più, forse mi davano l'idea di due finti innamorati che facevano il gioco dei fotografi dei paparazzi, secondo me. No, quando è nata storia d'amore tra loro due, e sti cazzi, subito ho pensato, questi vero che è amore.
Loro alla fine sposa, pensato subito. Quindi pensato giusto, perché il loro amore va a gonfie vele. E sti cazzi, che dire, quando indovina, indovina. Cioè sì, è stato veramente bravo a avere questa premonizione, quest'occhio di falco, proprio. Bravo, complimenti, sì, grande capo. Probabilmente loro due sposa presto, e sti cazzi pensa che loro sposa presto. E sti cazzi, ha ragione, è vero. Sì. Andiamo avanti con 6-1-0. Ciao Galberto. Ciao Filerico. Dimmi una cosa Galberto, c'è qualcosa che proprio non ti interessa? Ma non so, ah sì, l'astrologia. Non ti interessa l'astrologia? No, per niente, anzi la trovo proprio noiosa. Allora corri in edicola. Perché? È in edicola per te, che non te ne frega niente dell'astrologia. Niente astrologia. Niente astrologia? Sì, il primo settimanale che parla di tutto fuorché di astrologia. Su Niente astrologia puoi trovare ricette, moda, fumetti, sport, fotoromanzi porno, informatica, archeologia, letteratura russa, mosaici bizantini, numismatica, musica, enigmistica classica e mai, mai niente di astrologia. Allora corro! E con il primo numero di Niente astrologia in regalo una gomma per cancellare che non ha niente a che vedere con l'astrologia. Buongiorno, mi dà niente astrologia? Con l'inserto sui segni zodiacali? Che cosa? No, sto scherzando! Niente astrologia. 6-1-0. E siamo a uno dei momenti più attesi del nostro programma, quando il nostro studio apre le porte ai radioascoltatori di 610 attraverso 610@rai.it, la nostra email. Raccogliamo le necessità dei nostri radioascoltatori e dedichiamo loro questo spazio. Potete venire qui a fare qualsiasi cosa. Se avete bisogno di questo spazio radiofonico, visto che la RAI è servizio pubblico e 610 soprattutto fa servizio pubblico, siamo ben felici di lasciarvi uno spazio di radio. Oggi abbiamo qui la signorina, credo, non signora, Gennarina Laudadio. Buon pomeriggio signora Laudadio. Buon pomeriggio. Ecco, lei oggi qui con noi, diciamo, per prendere due piccioni con una fava, dico bene? Sì. Bene. Ce l'ha la fava? Eccola, l'ho portata da casa. Perfetto, ottimo. Ecco lì, la poggi pure sul tavolo. Sì, tutto qua. Ecco, i piccioni già l'hanno vista, infatti, eccoli là. Perfetto. Tutte e due. Ecco, gli afferri. Ecco qua. Ecco, l'ha presi. Bene, noi andiamo avanti con 6-1-0. Arrivederci. State ascoltando Radio 2, queste 610, Lillo, Greg, Alex Braga. Torniamo a parlare di televisione, perché facciamo un po' d'amplificatori di quello che succede nelle reti Rai questa sera. Soprattutto vogliamo darvi un'anticipazione della prima serata di Rai 3, ovvero Chi l'ha visto, andando in onda con una versione light, un Chi l'ha visto light. Il caso di oggi è veramente dell'incredibile. La scena si svolge all'interno di un grande e importante ministero della capitale, per l'esattezza in uno dei bagni riservato agli impiegati. Durante le ore di lavoro sparisce misteriosamente il rotolo di carta igienica che normalmente stava sull'apposito gancio cromato. Ad accorgersene e dare l'allarme è stata Veronica Desiderio. Ed ora la scheda. Il rotolo faceva parte di una confezione da 8 che è stata tra l'altro già rintracciata dagli inquirenti. Aveva la carta a doppio velo, ma non era morbidissima. Come spesso accade nei posti pubblici, non si può ovviamente pretendere di trovare il massimo della qualità. Ma sentiamo l'appello disperato di Veronica. Spero che il rotolo venga ritrovato al più presto, perché è un vero peccato che... Scusate. Sono Marco Moretti, l'impiegato della stanza 17. Ascoltavo la trasmissione, conosco bene la signorina Veronica, mi dispiace per quello che gli è successo. Guardi, quello che le posso dire io è che quella mattina dopo il cappuccino ho sentito un leggero stimolo e sono corso al bagno. Mi sono seduto, ma era un falso allarme. Mi sono rialzato e mentre mi riallacciavo i pantaloni ricordo benissimo di aver visto il rotolo esattamente al suo posto. Una storia impossibile, un mistero cupo e imperscrutabile, anche perché ci troviamo di fronte un muro di omertà. Probabilmente la corruzione che si insinua all'interno dei nostri ministeri gioca in questo caso un ruolo fondamentale. Noi pensiamo che ai vertici ci sia qualcuno che non solo sa, ma ha in mano il rotolo di carta igienica e magari in questo momento lo sta anche usando. Forse il direttore generale, forse il segretario di amministrazione. La nostra puntata si conclude però con una buona notizia. Probabilmente è stato rintracciato in Germania lo straccio per pavimenti sparito a Pavia nel 2004. Sembra proprio che il nostro identikit corrisponda a quello ritrovato e noi siamo felicissimi, anche se ancora dobbiamo essere prudenti ed aspettare le conferme che ci daranno gli ultimi accertamenti.
problemi di calvizie? Ormai i tuoi capelli sono solo un ricordo. Da oggi in tutte le farmacie puoi trovare Cutex, il pennarello con cui disegnare i capelli sulla tua testa lucida. Ehi, Franco, ma ti sono ricresciuti i capelli? Toccami la testa. Ehi, ma sono disegnati! Infatti, con il pennarello Cutex puoi disegnarti i capelli, farli con il colore che vuoi e non doverti pettinare tutte le mattine. E se piove? Prendi quel bicchiere d'acqua e versamelo in testa. Ok, se lo dici tu. Visto? Cutex è completamente impermeabile. Veramente si è sciolto tutto. Cutex, basta con la calvizie. Ma sei tutto impiastrato di nero. Zitto, tanto è uno spot radiofonico. Cutex in tutte le farmacie. Ti si è sporcata anche la giacca. Zitto! 6 1 0 610. Abbiamo bisogno di rivolgerci al nostro pubblico di giovani adulti in questo momento, perché ci arrivano tante richieste qui a 610 di persone che ci ascoltano ormai da tanti anni e che con 610 hanno messo su famiglia, hanno avuto dei figli e adesso hanno il problema di come educare questi figli, di sviluppare con loro un rapporto che sia normale, naturale, sano e sensato e anche dialettico. 610 vuole aiutarli con la nostra psicologa infantile Clorinda Sebastianelli, alla quale diamo il benvenuto. Ciao. Chi c'ha, perché? Professoressa? Perché fa? Esatto, non perché posso fa? Parlare. Perché? Perché? Perché sto in castigo. Chi l'ha messa in castigo? Mamma. Vabbè, per adesso lei deve fare un'intervista. Esatto. Dobbiamo parlare di psicologia infantile. I nostri ascoltatori sono all'ascolto proprio per avere da lei delle delucidazioni, dei consigli per come, però io su non come posso, educare però i figli. Però io non posso parlare. Perché? Perché l'altro giorno a casa stavo giocando a palla. Ho rotto il lampadario. E mamma si è arrabbiata. Ho capito. Non posso però parlare con nessuno per una settimana. Ho capito, però lei qui ha accettato l'intervista. Professoressa, zitto! Sì. Che se mi scopre poi non mi fa più giocare. Ma come fa a scoprirla? Mi sente. La sente a casa? Sì. Vabbè, io non. Sì, ma dobbiamo andare avanti con l'intervista. Non, è una situazione imbarazzante, si rende conto? C'è molta gente. Zitto! Allora, a parte gli scherzi, su, ricordiamo che la professoressa Clorinda Sebastianelli ha 37 anni e mezzo, appunto, ed è una delle più giovani psicologhe infantili italiane. Adesso basta, chiudi il collegamento. Professoressa, che chiudi? Sto in castigo. Lei la deve smettere. Lei è qui per un motivo ben preciso, va bene? Lei è una psicologa infantile e in quanto tale deve rispondere alle mie domande sul. Ma che fa adesso? Piange? Che fa? Ecco, adesso vuoi pure sgridare. Non basta il fatto che sto già in castigo. Ma si rende conto? Lei è alta 1,80 m, 37 anni. Non so cosa dire. Vabbè. Mamma mia. La portate via. Va, via. Andiamo fuori. Avanti, dai. Trionfera, portala via. Sei uno zero. 6-1-0. È arrivato il momento che cambierà la vita di qualche nostro radioascoltatore, di un radioascoltatore, del più veloce, quello che comporrà il numero verde 800-800-002 prima degli altri e prenderà la linea per giocare con noi al nostro quiz Se dico di buttarti a fiume. Una breve sigla per creare un po' di atmosfera, perché poi, signore e signori radioascoltatori, andremo a scoprire insieme il montepremi da capogiro che oggi mettiamo in palio. E se dico di buttarti a fiume? 500.000 euro in palio. 500. Sentiamo chi è in linea, pronto? Pronto. Pronto? Pronto, sì. Sì, salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, chi sei? Mi chiamo Ernesto da Forlì. Da Forlì. Ciao, è Ernesto. La città di provenienza o il cognome? No, il cognome è Ferretti, chiamo da Forlì. Bene. Ernesto, potrebbero farti comodo 500.000 euro? Direi di sì. Noi speriamo vivamente che questi soldi possano arrivare fino al tuo conto in banca. La domanda di oggi è abbastanza facile sotto certi aspetti, ma se posso darti immediatamente un consiglio, io ti potrei dire di non lasciarti fuorviare dalle conoscenze popolari, quelle scolastiche. Allora, Ernesto, per 500.000 euro ci puoi dire qual è il vero nome del condottiero corso morto il 5 maggio dopo essere stato esiliato nell'isola di Sant'Elena? È facilissimo.
Ma è uno scherzo, no? Perché no. 500.000 euro, no? Lo so. Io immaginavo che tu avresti reagito così, in questo modo. Vabbè, ma lo sanno tutti, insomma, è molto facile. Ma... Guarda, posso dirlo? Tu sei libero di fare quello che vuoi, gettare lì la risposta e gettare lì anche i 500.000 euro, forse. Perché? Come gettare 500.000 euro? Cioè, è chiaro, il condottiero... Però se vuoi, se tu pensi di essere sicuro... Ma io sì, sono sicuro, se no, oddio, mi può dare qualche indizio, se no, non so, io sì, sarei Guarda, sicuro. Guarda, ti do giusto un indizio, poi vedi tu, si tratta in realtà di un attore cinematografico. Un attore cinematografico, condottiero Corso? Sì. No, cioè, un condottiero è un attore cinematografico, mi pare così... Posso dirti che... Che deve il suo maggior successo forse alla riscoperta che ha fatto di lui Pupi Avati. Pupi Avati. L'unica cosa che posso dirti forse in più è che era soprannominato Pecorino. Pecorino? Vabbè, c'è un attore solo che da giovane era soprannominato Pecorino e poi è diventato un attore, diciamo, drammatico di successo con Pupi Avati. Però non è mai stato un condottiero, mi pare. Carlo Delle Piane. Carlo Delle Piane. Sì, Carlo Delle Piane. Giusto? Tu dici che il nome del grande condottiero Corso, esiliato nell'isola di Sant'Elena, è morto il 5 maggio, è Carlo Delle Piane. Sì, cioè, almeno da quello che... No, purtroppo, mi dispiace. Non è così. Vedi, così sfumare 500.000 euro, il vero nome era Napoleone. Ma infatti, Napoleone, ma tutti lo sanno che è Napoleone, ma io pure! Io pure lo sapevo, Napoleone, ovvio! Però tu hai detto Carlo Delle Piane. Ma lei mi ha detto di dire Carlo Delle Piane. Lei mi ha fuorviato, mi ha deviato, scusi. Pecorino Bonaparte. Come? Cioè, secondo te era Pecorino Bonaparte. Ma lei mi prende pure in giro adesso, scusi. È lei che mi ha fatto dire... Ma io, mannaggia. Ma se dico di buttarti a fiume, cosa fai? Giusto, sì. Dobbiamo salutarti, Ernesto. Ci dispiace? Grazie. Salve. Ecco quello che succede a non ragionare con la propria mente. Alla prossima puntata di E se dico di buttarti a fiume. E se dico di buttarti a fiume? 6-1-0. Questa è Radio 2, state ascoltando 610, Lillo, Greg, Alex Braga, e una missione, quella di questo programma, che è più di ogni altra cosa un programma culturale. Sì, cultura. Esatto. Basta con le facezze alla radio. Sì. Perché la televisione è ovvio che offre cultura tutto spiano, però anche la radio. Però anche la radio deve fare, certo. E lo facciamo noi promulgando la grande enciclopedia della De Gambris, le grandi enciclopedie della De Gambris, perché parlano di tutto, di tutto, certo, lo scibile umano. Sì. Alla bisogna, oggi mi sono permesso di portare qui a 610 la grande enciclopedia entomologica De Gambrinis. Ah, vedi. Tutti gli insetti. Sì, ma poi gli insetti sono interessanti, stanno tanti, veramente. Tantissimo, guarda quante pagine. Uno qualsiasi, vogliamo prendere il... formica è un po' troppo. Andiamo un po' più avanti, vediamo il. Guardiamo questo qua. Lillo. Un insetto che si chiama Lillo. Lillo. Sì. Cioè, come me si chiama un insetto? Sì. Lillus Brutus in latino. E che insetto è questo? Scusa. È della famiglia dei Lillotteri. Insetto viscido e sgraziato, si nutre di vomito e muco espettorato, colpisce alle spalle i propri simili uccidendoli senza motivo. Questo è il Lillo. Un insetto che si chiama Lillo, cioè come me praticamente. Perché è quasi come te, perché è L-I-L-L-O. No, proprio come me. Pure te L-I-L-L-O. Con due L, sì. Beh, allora viene spontaneo. Controllare se c'è anche con la G qualcosa con Greg, sì. Greg, no? No, sì, Greg. Ah, c'è un Greg. Insetto che si chiama Greg. Sì, Gregus adorabilis, insetto elegante della famiglia dei Gregiglionidi. A corpo atletico ed armonioso, con ali dai mille colori ben distribuiti. Si nutre di primizie e ama il buon vino. Questo è il Greg. Il Greg. Invece Lillo è quello che si nutriva di muco e spettorato. Sì, quello che uccide senza motivo. Sì, i simili. Sì, posso dare un'occhiata al libro? Sì, ecco, arrivo. No, fammi dare un'occhiata a quell'enciclopedia. 610. 610. 610. 610. 610. Che belle pellicole, il cinema di 610. L'angoscia della vita di oggi si insinua anche nelle azioni più semplici e piacevoli.
Buongiorno signore, in cosa posso servirla? Devo fare un regalo, ma non ho nessuna idea, ho i minuti contati. Posso chiederle per chi è il regalo? Per il mio capo. Devo trovare qualcosa di un certo valore, ma non banale. Penso di avere quello che fa al caso suo. Ma facciamo presto, ho una riunione fra poco. Il tempo scandisce inesorabile i secondi mentre l'ansia cresce. Guardi queste valigette, le sembra che possano andare? Beh, dipende anche dal valore, ma non mi faccia far tardi. Questa qui quanto costa? 250 euro. È un oggetto veramente pregevole, all'interno in resina epossi vinilica. No, devo spendere un po' di più, sbrighiamoci per favore. Ecco, quella a fianco costa esattamente il doppio. Sembra uguale all'altra, stessa pelle, stessa chiusura, stesse cerniere. Sì, ma questa è l'interno di cristallo. L'interno di cristallo, nei cinema. Radio2pod.rai.it Radio2pod.rai.it Risponde alla segreteria telefonica di Giuseppe. In questo momento non posso rispondere. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Ci vediamo al castello 610 Le 17:00, 40 secondi. 610, inizio anche oggi. Noi siamo Greg Lillo e Alex Braga. Buon ascolto. Buon ascolto, soprattutto perché questa puntata del giovedì è ricchissima di sorprese. Come al solito, giocheremo insieme ai nostri radioascoltatori. Ma non solo, avremo anche degli ospiti incredibili. A parte. Non capisco. Io adesso cosa ci fa una batteria dentro lo studio e soprattutto questo signore cosa sta facendo? Scusi. Sto giocando a canasta, cosa sto facendo secondo voi? Non so, sta facendo rumore con la batteria per rumore con la batteria sto facendo. Sto accordando le pelli, le sto tirando, sto facendo rumore con la batteria. Ma perché deve accordare la batteria? Perché vanno accordati gli strumenti per suonarlo, signore mio. Ma io figura che ci fa l'azienda. Ma qui non deve suonare nessuno strumento. Lo dice lei, nel prossimo programma che va in onda ci sta uno che suona la batteria. Ma a me la batteria sono cavoli loro, sarà il prossimo programma. Ma va qui... pronta, deve essere pronta per le 18. Ma io non so se uno può condurre. Quando finisce questo programma? Alle 18. Alle 18 finisce. Ed è troppo tardi. Allora, allora almeno abbia l'accortezza di fermarsi un attimo mentre parliamo, va bene? Non faccio in tempo, deve essere pronta per le 18, è chiaro questo concetto? Allora almeno non faccia così rumore, ma... con le spazzole. Ma voi siete accordatori? Ma no, siamo conduttori radiofonici. Che cosa date? Lei è un conduttore radiofonico, lei? Che ci fa qua in diretta? Che ci fa? Io sono chiamato, mi pagano per accordare. Dove l'accordo? Fuori, qui fuori. Prende la batteria e la porta fuori. Non accordare fuori, perché cambia l'umidità. Cambia l'umidità. Cambia l'umidità. Vabbè. Senti, comunque sono tante le sorprese, tanti gli ospiti oggi. Niente, lo fa apposta! È impossibile. Lo fa apposta, perché secondo me appena sì. Ne parliamo lui aumenta. Perché mi deconcentrate. Se parlate mi cambiate le vibrazioni della pelle. Partiamo con 610. 610. Cominciamo subito all'insegna dell'arte parlando di pittura con un pittore dialettale romano. Lui si chiama Agnolo di Bonifacio, detto Ermaranga, al quale diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, oggi parleremo di una sua opera molto molto interessante. Bellissima. È un affresco, lo possiamo vedere in foto, è veramente molto... Era un po' difficile da trasportarlo. No, infatti, ma devo dire anche in foto rende molto, è molto forte, c'è una grande contrasto di colori. Leggo quello che c'è scritto qua, questo si chiama Affresco delle tre cappelle, il traversone, il palo a destra e quello a sinistra. Sì. Questo è il titolo dell'affresco. Sì. Quindi lei ha affrescato tre cappelle differenti. Esatto, sì. E dove? Ubicate dove? Che? Le cappelle che ha affrescato? Stanno dentro l'officina. Come officina? L'officina, l'officina di chi? Non capisco, lei ha affrescato tre cappelle. Che sono quelle lì? E che sono il traversone, il palo a destra e quella a sinistra. Esatto. Però dico, queste tre cappelle sono in Italia, sono ubicate in una stessa città, le cappelle... A Roma, dentro l'officina. Come officina, scusi? Ce l'ha affresco, dove l'ha fatto? Ho capito.
Lei si sta sbagliando. Lei pensa a Cappella come a chiesetta? Beh, certo. No, a Cappella è inteso in senso romano, no? Cioè, scusi, l'errore, lo sbaglio. Sì, quando una cappella. Ho fatto una cappella, ho sbagliato. Cioè, è vero, in romano si dice ho fatto una cappella. Sono quelle lì, so, il traversone. Ah, ecco, questo ho capito. Infatti, il traversone è una cappella. Cioè, infatti, sì. Il quadro raffigura, effettivamente, raffigura delle scene di calcio. Cioè, qui vediamo, appunto, mi pareva strano. Cioè, no, da una parte, forse ecco, in questa parte dell'affresco c'è il traversone. Che vedo. Sulla parte destra. Eh sì, perché cioè, vedo che c'è. Che Pierpaolo Nardo, la palla che prende la traversa, infatti. Poi c'è il palo a destra, un'altra cappella che è un rigore, questo credo. Un rigore dove sbaglia e prende il palo a destra. E quella a sinistra. E quella a sinistra che invece cappella. È un colpo di testa, la terza cappella, lo sbaglio del calciatore, insomma. Sì. Ecco. Esatto. Poi qui, come se nota, io ho cercato di non rendere riconoscibili le squadre. Ho fatto dei colori un po' a caso. Proprio per rendere in una maniera migliore il senso del calcio stesso, del pallone, della tifoseria e della squadra, quindi senza delle implicazioni troppo, no? Che poi magari uno è da Lazio, dice questa ha fatto uno da Roma, e viceversa. È sul calcio, è un quadro sul calcio. Ci ho affrescato tutto il soffitto dell'officina dell'amico mio. Ah, ecco perché, adesso capisco, lei diceva, parlava dell'officina prima, adesso mi è tutto chiaro, scusi. Ci ha affrescato l'officina del... No, perché sta qua, si vede solo la foto dell'affresco, magari poteva essere anche una cappella. Invece è una cappella, ma vabbè, ci sono questo c'è l'officina di Torre Angela. Molti, va bene, l'anno scorso c'era un po' di esordi, ha voluto allargarsi, ha comprato la parte vicina, c'era un negozio sfitta, sventrato, ha fatto un'officina più grande. Allora mi ha detto, perché mi fai tu schizzi sul soffitto? Allora e lei ha affrescato queste cappelle. Che sono appunto il traversone, il palo a destra e quello a sinistra. Beh, ovviamente non sono in vendita questi, non so quali. È solamente proprio per fa curricolo. Quindi no? Ecco, per avvertire, chiunque voglia visitare, vedere questo affresco, può recarsi all'officina di questo amico di Del Maranga e vedere la... No, quello non lavora, non può vedere nessuno. Ah, quindi non può nessuno? No, quello... Quindi bisogna... sa cosa solo lui, insomma. Sì. Salutiamo Agnolo di Bonifacio, detto Del Maranga, e andiamo avanti con il nostro programma. Grazie. Vai a Pianamaro, via pure lei. Pianamaro a quest'ora, magari dopo cena, però, insomma... Pianamaro, mezzo te ne fai mezzo, dai. 610 610 610 Vivere la vita! Nulla è veramente lontano. Le isole Figi sono lontane, ma noi potremo andarci con il vostro aiuto. Basta che inviate con gioia 50 euro al conto corrente 000610. Sarà sufficiente raggiungere la quota di 10.000 euro e noi voleremo fino alle isole Figi per 2 settimane. Nulla è veramente lontano. Sempre, piove sempre, piove sempre sul bagnato. Vai. Spieghiamolo un attimo, Greg, per far capire insomma come si gioca, ma è molto semplice. Ma è proprio semplice, bisogna rispondere esattamente alla domanda e chi risponde prima. Esatto, giocherete con noi, 500 euro in palio. Volte a volte sfiderete o me o Lillo. Certo. E chi risponde prima e in maniera giusta, ovviamente, vince. Esatto, 500 euro in palio per chi risponde in modo giusto, questo vale anche per noi. Ovviamente, nel senso che se vinciamo noi, vi recapiteremo le 500 euro direttamente a casa vostra, anche con bonifico bancario. Se invece sarete voi a perdere, dovrete pagare 500 euro che ritirerà un nostro incaricato direttamente a casa vostra. Direi di giocare, sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? 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 Ciao, chi sei? Ciao, sono Matteo da Macerata. Allora, ciao Matteo. Allora, con chi vuoi giocare, con me o con Greg? Nel senso contro? Sì, no. contro Greg. Ah, Greg. Va bene. Allora, ti possono far comodo questi 500 euro? Beh, direi di sì, 500 euro sì. Speriamo bene. Speriamo ben per te. Allora, la materia è scrittori greci. Va bene? Sei ferrato? Sì, ho qualche reminiscenza del liceo. Bravo. Sei fortunato, perché invece non è che mastichi molto l'argomento. Greg, guarda, questo è un colpo di scena. Greg non ne sa molto, quindi probabilmente sei più ferrato te. Però fai vedere. Abbastanza facile, È abbastanza, abbastanza facile. È facile. Faccio la domanda, il primo che risponde vince 500 euro. Vado, Greg, sei pronto? Sì. Matteo, sei pronto? Sì. Vado con la domanda. Vai, Lilo. Chi è
che ha scritto Le Nuvole. Aristofane. Bravo, bravo Greg, era Aristofane. Bravissimo. Greg. È stato più... sì. È stato molto più veloce. È strano perché poi hai detto che non te ne intendevi. No, però era facile, l'ho visto che era facile. E infatti, grazie. Ho detto, eh. Niente, Matteo è andata male, peccato. Ciao, Matteo. 500 euro per un nostro incaricato. Mi dispiace, che poi avrebbero fatto più comodo a te che a me. Però è stato più bravo. Piove sempre sul bagnato. Appunto, questo è il nostro quiz. Piove sempre sul bagnato. Grazie. Ciao Matteo, allora ricordi domani mattina verso le 5:30 massimo, quindi molto presto passerà il nostro incaricato a riscuotere 500 euro, ok? Ciao bello, ciao grazie. Ciao. Questo spot si basa su testimonianze vere. Signora, cosa ne pensa del detersivo Lavax? Uno schifo, peggior detersivo che abbia mai usato. Non solo non lava, sporca, una vera porcheria, credetemi. Vabbè, prima o poi troveremo chi ne parla bene. Lavax, il detersivo che lava e profuma. Ma che profuma, puzza che accora! Silenzio, non vede che stiamo registrando? Lavax. 6-1-0 610. State ascoltando Radio 2, questo è 610, Lillo, Greg, Alex Braga, il nostro momento dedicato all'attualità che devo dire oggi ci fa molto piacere perché ci dà l'opportunità di fare chiarezza e luce su un fatto che molti stavano trascurando. È molto bello fare un programma di approfondimento giornalistico come 610 perché ci dà l'opportunità di dire la verità sempre ai nostri radioascoltatori perché crediamo che se lo meritino tutti. Allora prego, andiamo con quello che abbiamo trovato sul giornale oggi. Vai Lillo. La notizia riguarda Lina Carcuro, sì. E tutti sappiamo quello che è capitato a Lina Carcuro, che era stata radiata dall'ordine per comportamento scorretto, ma dopo ricorso che ha avuto una durata di 12 mesi, pensate, il medico è stato assolto, appunto Lina Carcuro che è un medico è stato assolto e ha la possibilità di ritornare a lavorare come tale, a patto però che non si verifichino più tratteggiamenti. Cioè Lina Carcuro, ricordiamo, fece insomma sesso davanti alle telecamere in una edizione del Grande Fratello. Allora, grande capo, cosa ne pensa di questa notizia anche bella per quella che riguarda Lina Carcuro, perché insomma a quanto pare le si è aperto uno spiraglio sulla sua professione di sempre, cioè quella di medico. Cosa ne pensa? Prima di tutto c'è considerazione su intera vita di Lina Carcuro, sì, perché Lina Carcuro ha tutta una sua vita alle spalle e Stigazzi e altri come lui pensano spesso a questo. È certo, perché è facile vedere una persona dal punto di vista artistico, come nel caso suo, quindi come partecipante del Grande Fratello, ma questi artisti hanno anche una vita privata, hanno un lavoro, come spesso... E lei faceva il medico. Lei faceva il medico, per esempio. Stigazzi sa questo benissimo. Era stata radiata lei dall'albo dei medici. Stigazzi pensava proprio a questo in questo anno. Però adesso lei ha risalito la china e l'albo dei medici l'ha riaccettata. E Stigazzi, in finale, pensa che questa è grande cosa. È grande cosa. Infatti sì. Facciamo tutti quanti gli auguri a Lina Carcuro. Ehi Mario, fai ancora il piccolo chimico o vieni a tirare due calci? No, oggi piccolo chimico, lasciatemi ai miei microscopi. Ma cosa ci vedrai in quegli orribili batteri? Ma oggi non sono batteri, guarda tu stesso nel microscopio. Ehi, ma sembrano, cioè, sono delle freccette. Esatto, delle freccette da bersaglio. Ma come mai sono così bianche? Perché sono in pasta di mandorle. Ma dove le trovate? In edicola. Sì, perché da oggi è in edicola il primo numero di Freccette da bersaglio in pasta di mandorle scala 1 a 500, la prima opera sistematica interamente dedicata agli appassionati in 700 comodi fascicoli. Colleziona tutte le 700 freccette da bersaglio in pasta di mandorle e guardala al microscopio in compagnia di parenti o amici. Ehi Elmo, andiamo al cinema stasera? No, mi dispiace, stasera me ne sto a casa a guardare la freccetta doppia letta. Eh no, allora vengo anch'io. Freccette da bersaglio in pasta di mandorle scala 1 a 500. Corri in edicola. 610 610 610. Ed è arrivato anche oggi il momento del nostro Fast Talk Show, ovvero se vi siete stufati e stancati dei talk show logorroici, se le chiacchiere vi danno fastidio, se quando in televisione accendete quei salotti mondani e giornalistici e sentite di non arrivare mai a un punto fermo della discussione, bene, questo spazio fa per voi un talk show della durata minima per dirsi in essenziale, per sviscerare in maniera essenziale quello che dobbiamo sviscerare di ogni argomento. Oggi, ad esempio,
parliamo dei manga, questo genere di fumetti che deriva dal Giappone. Lo facciamo con Claudio Greg Gregori, odiatore di manga, e con Anna Boratti, disegnatrice di manga. Sono i nostri due ospiti, gli diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Salve. Allora, parliamo di fumetti manga. Sì. Perché li ama così tanto, signora Boratti? Ma io li amo perché in qualche modo rappresentano tutta un'umanità, ecco. Secondo me è il simbolo anche molto della femminilità. Bene, e invece cosa ne pensa lei, Claudio Greg Gregori, di fumetti manga? Che fanno schifo, sia specialmente dal punto di vista grafico. Sì. Poi le storie non credo che abbiano il minimo interesse. Bene, il talk show è terminato, volete insultarvi? Cialtrone! Mani fucilate! Andiamo avanti con 6-1-0. Sì. È arrivato il momento di parlare con i nostri radioascoltatori, è arrivato il momento di dedicarsi ai nostri radioascoltatori giovani. Noi molto spesso facciamo delle parti di trasmissioni un po' più settorializzate, perché il nostro target è molto ampio. A volte ci dedichiamo agli adulti, a volte agli adulti un po' più avanti con gli anni. Oggi vogliamo dedicarci invece ai nostri teneri virgulti che stanno crescendo ascoltando 610, e ci fa molto piacere il fatto di poter accompagnare delle giovani vite, in definitiva, che stanno sbocciando nel mondo, e poterle consigliare, ma anche ricevere dei consigli da loro per potergli dare un programma in futuro sempre migliore, sempre più rispondente alle esigenze di questi giovani che saranno poi degli adulti. Quindi 800 800 002, se qualche giovane in ascolto vuole chiamarci per appunto raccontarci qualcosa, cosa ne pensa, condividere con noi un po' delle critiche o dei suggerimenti per il nostro programma, lo può fare. Sentiamo, mi dicono che c'è qualcuno in linea. Pronto? Perché? Pronto, ciao. Sono da Gisa, vero? Sì, sono da Gisa. Sì. Ciao, la vostra quindicenne fan. Da Gisa, ecco, per chi non l'avesse sentita le puntate scorse, ha 15 anni. Sì. Lei è sicura di avere 15 anni? Cioè, sei quasi sicura 16. Di avere quasi, sì. Non è che che bari un po', no? Esatto. No, un po' baro, nel senso che cagata me ne do 16. Invece li devi compiere, 16. E devo compiere tra poco, tra sì. Forse 6 mesi. 16 anni, sì. E senti, ad Algisa, dimmi, bella, sì. Parliamo un po' di musica. Sì. Che ne so, tu immagino che sicuramente segui i cantanti che vanno adesso, che piacciono ai teenager adesso, no? Beh, per forza, a me piace la musica, a me mi fa volare proprio. Tipo, preferisci i Cremonini o le Vibrazioni? No, vabbè, no, guarda, no, proprio non ci siamo, capo. Cioè, io penso che Cremonini manco o mettono la stessa frase delle Vibrazioni, per dite. Tanto mi piacciono di più le Vibrazioni, dico. Molto proprio. Meglio. Ah, ho capito. Vabbè, e invece, di gusti, comunque. Io ho una curiosità del tutto mia, mi scusi, ma è una... Ma perché mi dai del lei, mannaggia? Ma fai te, mi fai una porita, oh. Mi sembra a mio nonno che mi dà del lei. No, mi... Sono piccola, sì. Io sono imbalzata. Sì, sì, dicevo, scusami, ma sono troppo curioso. Tu sei su Facebook, hai detto, no? Ah, voglia, sì, sì, è chiaro. Io chatto con un sacco di amici miei, mi interfaccio con un sacco di gente. Aspetta, che ho qui davanti il computer. Sono proprio curioso di vederti. Ad Algisa, il cognome è solo Ad Algisa? Sono Ad Algisa, guarda, mi riconosci subito perché. Ad Algisa, ecco qua, siamo. Roma, Ad Algisa, Roma. 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 Oh, qui c'è. Una foto, effettivamente. Aspetta, ci vado pure io. Siete voi? Ci ho visto, mi è arrivata la richiesta d'amicizia del 610. Stavo vedendo la foto. Effettivamente avrà 15-16 anni in foto. Sì. Solo che la foto che è trattata con Photoshop? No, quella è la foto originale che ho scannerizzato. No, perché è seppiata, antica, poi vestita da marinaretta. Sì. Esatto. Cioè, sembra una foto degli anni 30 più o meno. Ma, Ma quella l'ho fatta l'anno scorso a scuola. A scuola, vestita così? Vestita così, perché a scuola, tutta, a scuola mia. Sembra una foto antiquata. Che strano, però. Sì. No, quella l'ho fatta l'anno scorso. L'anno avevo scorso. 14 anni. Ah, 14. Ma ce ne ho 15. 15, sì. Sì, va bene. Le amichette mie, ce ne avevamo tutte 15 in classe mia. Sì, va certo, bene, noi a questo punto salutiamo Ad Algisa, la nostra quindicenne. Ciao, ti saluto anche da parte di tutta la comitiva mia. Se beccamo un'altra volta. Sì, sì, ciao. Bella zì. Ciao, Ad Algisa. Da paura. Ciao. Sei. Uno. Zero. E diamo il benvenuto a Pasquale Diano Marina, ex campione del mondo di calabrese estremo, che ci aiuterà. Vieni, Pasquale, guarda, prova a leggere questo comunicato un attimo, vai. Un saluto a tutti i radioascoltatori da Pasquale Diano Marina. E vabbè, adesso vai, provo a fare questa cosa in calabrese estremo. Vai.
Scusate, troppo aspirato ho fatto, ho preso troppo aspirato, scusate. Vabbè, lo dico io perché è molto importante. Oggi, anzi tra pochissimo, alle 18.30 in tantissime città d'Italia ci sarà una nuova edizione di Wine for Life. In un sacco di enoteche potrete gustare un aperitivo dalle 18.30 alle 20.30 e tutti i fondi che devolverete acquistando i drinks saranno devoluti alla comunità di Sant'Egidio, che li utilizzerà per sviluppare tutti i progetti che hanno nell'ambito dell'HIV e dell'Africa. Quindi, se volete sapere quali sono le enoteche, quali sono le città d'Italia coinvolte, andate su www.wineforlife.com. Comincia tra circa tre quarti d'ora, è un'iniziativa molto importante, quindi se avete voglia tra poco di gustarvi un aperitivo, fatelo in maniera solidale. www.wineforlife.com. Grazie Pasquale che ti sei prestato, e ora torniamo a noi perché tu sei venuto qui a presentare il tuo nuovo disco, che in realtà però ha solo quattro brani, vero? Sì, sono quattro brani pop, sì, che ho pensato proprio per parlare d'amore, perché in questo momento mi sento particolarmente predisposto all'amore. Certo, l'ultimo brano del concept album è Ti regalo la soppressata. Nel senso, il senso della canzone è evidente, cioè ti regalo la soppressata come segno d'amore massimo, estremo. Cioè, la soppressata è molto più di un diamante, molto più di un appartamento, di qualsiasi regalo costosissimo che puoi fare. La soppressata è la, sì, dimostrazione. Se io regalo la soppressata, potrei regalare una parte di te. Una parte, sì, di me, perché la soppressata fa parte di tutti noi. Certo, certo. Esattamente. E quindi vi farò ascoltare questo brano in pop, che si intitola Ti regalo la soppressata, cantato in Club 63. Quindi, dall'album Soppressata d'amore di Diano Marina, Diano Marina. Ti regalo la soppressata. Canta in calabrese estremo Pasquale Diano Marina. Soppressata. Eh sì. Ti regalo la soppressata. Eh sì. Eh sì. Ti regalo la soppressata. Eh sì. Ti regalo la pop. Eh sì. Ti regalo la soppressata. Ti regalo la pop. La soppressata. Eh sì. Ti regalo la soppressata. Camera che non è volato, scappato, non è invitato, romano. E tu qui, e tu vedendo con compagni e tutti i e tu subito una staccata, sapete, c'è un domani che sta fuori. Trega la super set, eh sì, eh sì, trega la super set, eh sì, super set, trega la super set. Con fino con fare, un tutto, ma c'è un domani che tutto, e tutto, ma ti frega tutto, e 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 trega la super set, E in esclusiva per 610 il sound della Calabria, che non sentite da nessun'altra parte se non a Radio 2, Pasquale Diano Marina, l'artista con Ti regalo la soppressata. 610 610 610. State ascoltando 610, Lillo Greg, Alex Braga e Jane Tonda, una nostra cara amica che ormai viene a trovarci da qualche settimana. Lei è stata una grandissima stilista e sta cercando di rilanciare il vintage in tutte le sue forme, non solo negli abiti, ma l'abbiamo vista farlo nelle ultime settimane anche su altri tipi, altre categorie merceologiche. Diciamo, oggi ci ha chiamato per dirci che voleva riintervenire qui per lanciare il telegiornale vintage e noi abbiamo accettato di buon grado questa sua provocazione, diciamo, perché in realtà potrebbe esserci qualcosa di buono. Insomma, potrebbe essere una cosa interessante. Sì, esatto. Prego, cominci pure con le notizie. Sì, salve a tutti. Io innanzitutto sono Jane Tonda. Sì, ho già detto io. No, però non ha spiegato bene perché Jane Tonda, perché siccome Jane Fonda era proprio l'attrice cardine degli anni 60-70, allora c'è questo gioco di parole. Sì, sì, Tonda Fonda, sì, abbiamo capito. Tonda Fonda, che l'ha già spiegato l'altra volta. Fa ridere, no? Come gioco di parole. Sì, divertente. Perché comunque basta togliere la F, metterla e fai Jane Tonda, visto che poi io non sono magra, questo è proprio il gioco bene, di parole, sì, giusto. Ok, va bene, andiamo con le notizie, per favore, vintage, che sì. Allora, facciamo partire la musica. Alle 22.23 la navicella spaziale LEM, pilotata da Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, si è appoggiata sul suolo lunare. Ma che questa è una notizia degli anni vintage. Del 69. Del 69. Esattamente, del 69, sì. Proprio piano anno Ma vintage. Che telegiornale è questo qua? Il telegiornale dovrebbe dare le notizie del vintage.
Ma vintage uno va su internet e si legge la notizia del 69. Vecchia, che senso c'ha? Scusi, non capisco. Questo è un po' meno vintage, però sempre sì. Comunque finiamo con lo sport. L'Italia campione del mondo, splendida tripletta siglata da Rossi, Tardelli e Altobelli. Se ne vada fuori. Ma notizia del vintage. Vada ma fuori. Anni 80 ancora vintage. Vada fuori. Sì. 610. Le grandi commedie di 610. Sonia Dawson è una delle più famose estetiste di tutta Beverly Hills. I suoi preparati hanno quasi del miracoloso. Le sue clienti la adorano. Sonia, voglio un appuntamento per domani, tesoro. Certo, cara. Sonia, darling, quella crema che mi hai dato è favolosa. Lo so, cara. Sonia, amore, sono venuta per il trattamento viso. Oggi hai la maschera di bellezza, Virginia. Rudy, su, vai a prendere la maschera di... Ma quando il destino ci si mette... Miss Sonia... La maschera D non c'è. Ma come non c'è? Guarda bene. Ho guardato, Miss Sonia, non c'è. Ma deve esserci. È vicino alla C. Le altre ci sono ancora. La A, la B, la C. Ma poi si passa direttamente alla E. La maschera D non c'è. Ma c'era. La maschera D c'era. La maschera D c'era nei cinema. Radio2pod.rai.it Radio2pod.rai.it Segreteria telefonica computerizzata della famiglia Meleffi. Beh, dai, tocca a te. No. Lasciate un messaggio, dai. No, non mi va. Adesso attacco. 610. Oh! 610? 610 610. Inizia la settimana lavorativa, ma anche quella di 610. Buon lunedì a tutti da Greg Lillo e Alex Braga. Sì, e oggi, oltre che ad essere lunedì, è anche una giornata molto importante, perché è la giornata mondiale dell'intercalare. In tutta Italia e non solo, una serie di manifestazioni ed eventi correlati proprio per celebrare l'intercalare. Ma colleghiamoci subito telefonicamente là dove si stanno svolgendo i festeggiamenti centrali, diciamo, di questa giornata mondiale dell'intercalare. Dovremmo essere pronti per questo collegamento in diretta. Pronto? Pronto? Sì, salve. Sì. Ecco, sì. Come ci racconti un po' questa manifestazione? Cosa... Beh, praticamente è una giornata, cioè noi oggi festeggiamo un attimino, come dire, in effetti... Cioè, ecco, più o meno è così. Ecco, grazie. Beh, era ora che si indicesse una giornata mondiale dell'intercalare. Beh, ce n'era un attimino bisogno. Esatto, come dire, effettivamente, infatti. Ma noi praticamente adesso andiamo avanti, cioè con 610. Beh, assolutamente sì. 610. Cominciamo questa nuova settimana di 610 e no, io non mi prendo responsabilità. Cominciala tu, Lillo, prego. Allora, per fortuna, per un po' dovrebbe essere l'ultima ospitata di Olga Corcioni, perché il contratto dice appunto 5 ospitate, questa è la quinta, per cui il contratto che ci ha obbligato a fare con Olga Corcioni, il suo, posso dirlo, protettore, un politico di cui non posso fare il nome, che l'ha molto caldeggiata. Che devi fare? Tanto, questo è un paese che va così, va per raccomandazioni. E noi facciamo entrare Olga Corcioni, anche se non so assolutamente cosa chiederle. E facciamola entrare. Buon pomeriggio, Olga. Ciao a tutti quanti. Ciao Lillo, ecco, ciao Greg. Ciao, Olga Corcioni. Ecco, voi avete capito che Greg
ha un certo feeling con Olga Corcioli ed è anche il motivo per cui lui è molto soddisfatto del fatto che lei venga. Comunque, detto questo, se tu parti prevenuto con le cose è ovvio che non riuscirai mai a sposarle fino in fondo. Capito, il nostro programma comico si dovrebbe ridere invece che stare qua a parlare non so di cosa. Io da quando viene lei ho un sorriso stampato in faccia e ce l'ha, certo. Grazie Greg, prego. Sei sempre carino. Olga, si è capito che sei un po' cantante, un po' attrice, un po'... Diciamo che faccio parte del mondo dello spettacolo un po' a tutto tondo. Ecco, quindi fai un po' di tutto. Sei un po' all'americana, cioè devi saper fare tutto. Fammi capire, tu sai ballare allora? Perché come? Perché la prima volta hai detto che non sapevi ballare, sai ballare adesso? Beh, ballare... sì. Sì, sì, sì. 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 Sai cantare? Sì. Sì, sono delle canzoni che canto, che le so proprio. Ah, cioè sei il testo e musica proprio. Sì. Ah, le canti. Beh. Ecco, però dico, hai mai fatto degli spettacoli, teatro, cose, show? Ma teatro... L'hai mai fatto? No, ma teatro meno. Ma teatro poi sì. Meno. Ma meno, ecco, quel meno cos'è? Cos'hai fatto di quel meno? Ma perché... Ma non è che vale la pena menzionarle come cosa, che il teatro è una cosa un po'... Cioè, la gente va poco a teatro. Ma poi è tutte quelle... Quindi hai fatto cinema? Beh, sì, cinema sì, cinema. Di più. Ecco, proprio... fammi un titolo, dimmi un titolo di un film che hai fatto. Beh, ad esempio l'ultima cosa che ho fatto era una cosa per il cinema. Sì. E tra l'altro molto bella, devo dire. Sì. Ho fatto un personaggio tra l'altro bellissimo, il regista era una persona veramente carinissima, anche tutti gli altri si sono trovati proprio bene. Ma qual era il film? Era un film molto bello, devo dire, proprio di cinema, eh? Cioè proprio che, sai quando vai al cinema? Sì. Nelle sale. Nelle sale. Però, è uscito nelle sale. Nelle sale. E io ero il personaggio, uno dei protagonisti. Proprio c'ero quasi sempre. Sai che è un bel punto di verde però questa maglietta che piace? Sì. Ma e senti, scusa, la vestaglia che avevo ieri? Beh, quella... Quella era carina. Quella proprio... Quella me l'ha regalata... Scusate, stiamo facendo un'intervista. Buon gusto. Senti la stoffa, senti questa. Ecco, sì. No, io volevo dire una cosa molto importante, che secondo me per un artista è molto importante l'umiltà. Ecco, vedi. E l'entusiasmo. E l'entusiasmo. Ecco, la preparazione. Anche la preparazione. Faccio vedere le sise. Vabbè, ringraziamo Olga Corcioni. Olga, sì. Andiamo avanti con Seno Zero. Sì, la vabbè, in balanza. Non è un problema vedere. Sì, ho capito, però adesso dobbiamo andare avanti. Greg, puoi continuare a fare l'intervista? No, ecco, bravo. Tira giù la maglietta, per favore, non è il caso. Possiamo fare benissimo le interviste senza che ci sia bisogno di microfono, già ti senti più tranquilla. Sì. Facciamo da me che stiamo comodi sul divano, vediamo qualche cosa. Andiamo avanti! No, non interviste, parli di quello che vuoi, capito? Magari, sì. Grazie. Ma prego, ci vediamo domani? Stasera. Ok. Passi tu? Sì. Okay. Ciao Matteo! Ciao Luca, entra. Vuoi qualcosa da bere? Volentieri, che hai? Ho delle grappe. Ma lo sai che la grappa è troppo forte per me? Le mie grappe sono davvero troppo forti, guarda. Ma che cosa sono? Sono delle grappette da disegno giganti in lattice di gomma e peltro. E dove le trovate? In edicola. In edicola? Sì. Da oggi è in edicola il primo fascicolo di grappette da disegno 1x2 in puro lattice di gomma e peltro. La prima collezione completa per i cultori, 1000 comodi fascicoli. Collezionale tutte e 1000, confrontale con parenti ed amici. Ehi Luca, ti va un cine? No, stasera è a base di grappa. Di grappa tu? Di grappa gigante in lattice di gomma e peltro. Grappette da disegno 1x2 in puro lattice di gomma e peltro. Corri in edicola. 6-1-0 610. Ogni settimana, ogni giorno, la nostra redazione e noi stessi insieme a loro setacciamo tutto quello che succede nel mondo. Ed era tantissimo tempo che non sentivamo parlare di Mariah Carey e questo ci dispiaceva. Ma finalmente possiamo commentare con il nostro grande capo Esticazzi una notizia che la riguarda. Vai Lillo. Fino a qualche tempo fa il fisico di Mariah Carey faceva invidia a una diciottenne. Del resto la stessa cantante aveva dichiarato di mangiare gli stringozzi alla carbonara a colazione, ma di essersi rifatta naso, seno ed essersi sottoposta alla liposuzione. Negli ultimi tempi però le sue curve mozzafiato si sono ammorbidite, così alla festa di cavalli con il marito, Mariah ha mostrato qualche rotolino di troppo che sbucava dall'abito. Ecco, questa qua è una notizia più fresca che riguarda Mariah Carey. Che ne pensa, grande capo? Fisico di Mariah Carey faceva invidia a una diciottenne. Sì, fino a qualche tempo fa. E Stigazzi domanda chi è questa diciottenne? No, ma è un modo di dire, grande capo.
non è a una diciottenne, nel senso a una in particolare di numero uno. È un modo di dire, come dire, fa invidia, ha calciato quel rigore talmente bene che fa invidia a Totti, capito? È un modo di dire, grande capo. Non so, magari nella sua lingua, nella sua cultura non esistono questi modi di dire, sono un po' più legati agli animali vostri, alla natura, invece noi abbiamo questi modi di dire così. Comunque, del resto, la stessa cantante aveva dichiarato che mangiava molto calorico a colazione. Praticamente Mariah Carey mangiava gli stringozzi e la carbonara per colazione. E sti cazzi, pensa che forse è meglio dire fisico suo fa invidia a giovane giumenta. Ecco, questo è come direbbe lei nella sua cultura. In Europa si dice in quest'altro modo. Vabbè, lasci stare, grande capo, non si preoccupa adesso dei modi di dire, poi ogni paese ha il suo. Però ecco, mi volevo proprio commentare questa notizia, perché lei, la politica di Mariah Carey era mangiare tanto, però poi rifarsi, tipo naso, seno, fare la liposuzione, tutte cose che la rimettevano in sesto. Però pare che negli ultimi tempi, e qui è la notizia quella un po', insomma, negativa per Mariah Carey, negli ultimi tempi le sue curve mozzafiato si sono ammorbidite, e così a questa festa, cioè la festa di cavalli, perché lei deve sapere, grande capo, che Mariah Carey è stata invitata alla festa dei cavalli. E sti cazzi, pensa che appunto cavalli e giumente, e quindi fa... No, grande capo, non lasci stare giumente, perché l'ha capito male, probabilmente non lo conosce, ma Roberto Cavalli è uno stilista. E sti cazzi, non conosce. No, infatti. E praticamente alla festa di questo stilista Mariah Carey mostrava qualche rotolino di troppo. E sti cazzi, allora consiglia di non mangiare cose come carbonara a colazione. E infatti ha ragione, grande capo. Speriamo che Mariah Carey possa ascoltare, o che qualcuno che ha ascoltato questo suo consiglio possa riferirglielo. Grazie, grande capo, e andiamo avanti con il nostro programma. Sei un datore di lavoro stanco di qualche tuo dipendente? Vuoi trovare il modo di liberarti di qualche collaboratore scomodo? La tua segretaria non è carina con te e te ne vuoi liberare? Allora corri in edicola ad acquistare il primo numero di Mobbing. Mobbing è la prima rivista specializzata sul come distruggere psicologicamente un tuo dipendente e indurlo alle dimissioni. Nel primo numero, a soli 3 euro, il regalo un simpatico gadget, un sacchetto di marijuana da infilare nella tasca del tuo impiegato per accusarlo di spaccio. Corri in edicola, Mobbing ti aspetta. Mobbing. 6-1-0 610. E anche oggi apriamo il nostro spazio dedicato agli appassionati della serialità. Noi lo siamo tantissimo, e quindi, proprio per rifarci a questi telefilm che tanto ci tengono incollati davanti al piccolo schermo, abbiamo dato vita a un nuovo radiodramma che già sta avendo tantissimo successo, pur essendo solamente al secondo episodio. Tangenziale. Dallo studio U2 di Via Asiago in Roma, 610 presenta Tangenziale, radiodramma a puntate di Amintore Fanfulla, seconda puntata. Ma sono amici tuoi, io non li conosco, poi non mi trovo neanche bene. Abbiamo trasmesso Tangenziale, radiodramma a puntate di Amintore Fanfulla, fine della seconda puntata. State ascoltando Radio 2, questo è 610, Lillo, Greg, Alex Braga, e siccome noi ci teniamo molto ad essere in sintonia con i nostri radioascoltatori e conosciamo a fondo lo spirito e la prontezza di riflessi dei nostri radioascoltatori, vogliamo fare un quiz che mette alla prova proprio questo, quindi preparatevi, perché tra poco toccherà qualcuno di voi. Battutella, battutella! Battutella, battutella, tu sei sempre la più bella! Ecco, questa era la sigla. Noi adesso chiamiamo un numero a caso dell'elenco telefonico e sentiamo se c'è qualcuno che ci dà una battuta per 500 euro. Pronto? Pronto. Pronto, sì. Chi sei? Luigi. Luigi, ciao Luigi, ti disturbiamo? Sto nella camera ardente. Nella camera ardente? Sì. È morta mia nonna. Ah, sì. È morta? Sì. Da poco? È morta ieri. Ah. Siamo tutti qui adesso con tutta la famiglia. Perché noi a 610 facciamo questo quiz, battutella, vince sempre la più bella. Cos'è? È un gioco, cioè
se tu ci dici la battuta più bella che... Cioè, se una battuta che se è bella noi ti diamo... Vinci dei 500 euro. Non sto nella non è condizione giusta, no? Non è il momento giusto. Grazie ugualmente. Prego. Scusa. Vuoi provare? No, vabbè, no. Ciao. Battutella, battutella, tu sei sempre la più bella. 610. 610. 610. 610. 610. Nel lavoro è importante metterci la faccia. Chi ci mette la faccia lo fa anche per te. Per lei che ci mette la faccia è molto importante. Fai una donazione e saprai che ogni volta che la signora Pilla si guarderà allo specchio, ringrazierà anche te. Jet 610 610 con battute gag, con battute gag. Jet 610 Braga, Lillo e Greg. Ed oggi parte il nostro spazio di approfondimento veloce, il nostro fast talk show dedicato a tutti quelli che non possono più sentire talk show logorroici in televisione e vogliono arrivare al dunque, vogliono arrivare al sodo in breve tempo. Non c'è più molto tempo nella vita ormai, non c'è più molto tempo nella quotidianità, è inutile sprecarlo in chiacchiere, ma il dibattito è sempre essenziale per un corretto sviluppo di una coscienza critica. Quindi anche oggi diamo vita a un dibattito importantissimo, si parla di omosessualità e lo facciamo con la prima ospite, la signora Domenica Magliacci, omosessuale, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E Bernardo Mastrecchia, eterosessuale, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Signora Magliacci, come vive la sua condizione di omosessuale? E io sono stanca innanzitutto di essere trattata come una malata e di essere ghettizzata continuamente. Lei invece, signor Mastrecchia, cosa ne pensa? È normale che siano ghettizzati, sono diversi, non è che ghettizza la gramigna, no? Certo, allora il talk show è finito, volete insultarvi? Deficiente. Invertita. Andiamo avanti con 610. Avevamo preannunciato che, data la grande richiesta che ci perviene attraverso la nostra email 610@rai.it, ma anche attraverso gli altri nostri siti, il nostro sito internet, il nostro gruppo su Facebook, moltissimi nostri radioascoltatori cercano di incontrarsi. Molti sono scontenti della relazione che hanno, molti non ne hanno una e vorrebbero trovare un'anima gemella. Quindi noi selezioniamo tutte le proposte che ci arrivano e anche oggi possiamo cercare di far unire due metà della mela che sono là fuori e sono disperse. Andiamo a conoscerli. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Armando. Armando da Parma. Armando da Parma. Bene, adesso conosciamo lei. Sì, ciao, sono ciao. Veronica, chiamo anch'io da Parma. Anche tu da Parma, chiama. A me è una coincidenza, cazzo, pazzesca. Una coincidenza. Sì. E insomma, dai, come sei fatta? Come, bene, io cioè... sono alta circa 1,70 m. Quindi abbastanza alta. Sì, beh, abbastanza. Mm. Sono mora, sono scura di pelle, ho... e gli occhi verdi. Ma sei bellissima, complimenti. No, vabbè, non esageriamo. Senti, tu lavori, studi, cosa fai? Sì, sto studiando, sono al terzo anno di teologia, quindi tra poco mi laureerò in teologia. In teologia? Sì, ho frequentato la scuola di suore, sai, miei molto credenti. Certo, certo, quindi stai seguendo un po' sì. Quello che la tua famiglia, l'imprinting che ti ha dato già la tua famiglia. Bene, sì, ma adesso è il momento di conoscervi un po' meglio e ripassiamo ad Armando. Vai Armando, presentati a Veronica, vai! Poi non ha detto il resto, cioè come sei, le tette, come sei vestita adesso, che sei al telefono, sei vestita o sei nuda, ma poi a Parma dove, mi sa che ti ho vista io, sai, mi sa che ti conosco, mi sa che una di queste sere, senza stare al telefono, mi sa che ci incontriamo, Veronica. Sì, pronto? Veronica. Sì, sì, Armando, ritorniamo a Veronica adesso. E niente, attaccato. Veronica, attaccato, andiamo avanti con 610. Ciao Luciana. Ciao Giulio. Ullalà, che pancione. Ci siamo quasi, eh? Beh, ormai manca meno di un mese. E come ci si sente? A dire il vero, sono un poco spaventata.
Infatti sto leggendo tutte quelle che posso sul parto. Ti capisco. Senti, ora scappo che sono in ritardo. E a Ruvaia? All'università, c'è una lezione sulle rocce intrusive e non vorrei perderla. Maron, ma dicio veramente? E certo, perché? Ma come? Ma tu sei scordato quanto so patita delle rocce intrusive? Solo che non ci posso venire. Menaggia ido ginecologo. Beh, ma allora corri in edicola. In edicola? E perché? Perché da oggi in edicola c'è Manuale preparto e rocce intrusive per napoletane, la prima rivista interamente dedicata alle napoletane partorienti patite di rocce intrusive. Nel primo numero, tutto sui fenocristalli, il RAT, training autogeno e respiro spontaneo nel travaglio. L'andamento dei filoni strato è soltanto suborizzontale? Parla l'esperto Don Peppino Sciosciamucca. Parto pretermine e post termine, i consigli dell'ostetrica Assunta Quagliarulo. La classificazione dei materiali salici secondo il diagramma di Strakhysen. Come si calcola la data del parto per le devote di San Gennaro? In regalo con la prima uscita, un feldspatoide scolpito a forma di feto. Manuale preparto e rocce intrusive per napoletane. Corri in edicola! Olè! 6, 1, 0, 610. E andiamo avanti con 610 parlando di Facebook, questo social network che sta avendo grandissimo successo. Tra l'altro vi esortiamo a andare a visitare e ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto alla pagina di Facebook di 610. Ecco, molti di voi più pratici di questo social network sanno che si possono creare dei gruppi, ci si può incontrare, ci si può mettere insieme ed aggregare a seconda degli interessi. Ecco, se per caso non sapeste che gruppo creare su Facebook e aveste proprio la smania di crearne uno, Stefano Frosi insieme a 610 ha approntato un servizio di consiglio su nuovi gruppi, ma sentiamolo proprio dalla voce di Stefano Frosi che è in collegamento con noi. Pronto Stefano? Sì, eccomi qua. Una nuova proposta per questo Facebook che tanto interesse sta creando adesso. Sì, perché si creano molti gruppi, no? Sì. E da quello che ci giunge anche come risposta, diciamo, c'è bisogno di nuove idee. Ecco, c'è sempre bisogno di nuove idee, perché insomma per l'ambiente, per il verde pubblico, queste cose poi si esauriscono queste idee. E 610 vuole aiutare questo, mettendo nell'aria nuove possibilità. Quella di oggi è questa. Proteggiamo le vecchine da quelli che vogliono prenderle a schiaffi con un badile. Ecco, è quindi giusto. Diciamo, poi per vecchine si intende insomma, anche una donna che sta diciamo sopra i 60 anni, ecco, diciamo che quindi si potrebbe difendere con più difficoltà. E quest'idea di utilizzare uno strumento come quello del badile, la vanga, che è così storico, così per un uso così, cioè usate un'altra cosa. Giusto? Giustissimo Stefano, perché cioè il badile serve a vangare, cioè beh, quello serve alla vanga, a badilare, cioè comunque serve per sommuovere la terra da una parte all'altra. Lasciamo che sia quello. Se vogliamo ecco. Prendere a schiaffi le vecchiette, o comunque le donne superate una certa età. Ma bastano le mani. Usiamo no? Le mani, la mano è un limone, gli dà una bella cinquina, è sufficiente. Ma sì, un mal rovescio. Ma certo, la mano è lo strumento principe per lo schiaffo. Principe. Ripristiniamola. Cioè, è giusto. Un bel mal rovescio, come dici tu, o un così a mano piena. Esatto. Ma per una vecchina è sufficiente. Stefano, sfondi una porta aperta proprio con me, sono perfettamente d'accordo. Grazie. Grazie a te. Senti Luigi, parliamo seriamente. Ti servivano 500 euro, siamo amici e te li ho prestati. Però mo è un anno, questi soldi me li devi restituire, eh? Inventati quello che vuoi, ma ora li rivoglio, adesso. E che, scherzi? Ma certo che te li ridò adesso. Hai no ragione, ma stra ragione. Guarda, sono passato in banca proprio stamattina per prelevare. Dopo essere passato al bar da Tonino. Tonino? Ma non si chiama da Wanda? Beh, aveva cambiato nome quando il marito è scappato in Australia un anno fa. Ma che un anno? 5 anni fa? È vero. Beh, mo è tornato però, hanno cambiato nome di nuovo. Chi è tornato? Come chi? Tonino, il marito della signora Wanda. È tornato? Ma chi l'avrebbe mai detto? Quindi non era morto? Ma che morto, è vivo e vegeto. Ha avuto una crisi mistica, ma ora sta bene. Devi vedere, sono tutti contenti. E lo credo, mi fa proprio piacere. Allora te lo saluto, pensa che mi ha chiesto proprio di te. Siccome sto andando da lui, allora... E salutamelo sì, digli che lo verrò a trovare. Ok, glielo dirò, tu invece salutami Marta, ciao. Ciao Luigi. Ciao, ma pensa un po', Tonino è tornato... Eccola, non mi sono fatto restituire i soldi pure stavolta. Mi è passato di mente del tutto. Sono sicuro che è stato Luigi, ma... Come avrà fatto?
Semplice, lo ha letto su Cambia Discorso, la prima rivista specializzata su come cambiare discorso, deviare dal tema ed operare digressioni. Questa settimana con Cambia Discorso in regalo o dono, anche se dono fa un po' pensare al Natale, no? Il pacco dono, oddio, oggi come oggi il Natale è più una kermesse di acquisti incontrollati che altro. Niente più riunioni familiari, niente più preghiere, niente più poesie sulle sedie. E allora viene da chiedersi, subirà lo stesso destino anche il carnevale? Scusa, è il regalo? Regalo? Sì, stavi parlando di un regalo. Quale regalo? Cambia discorso in tutte le edicole. 6-1-0. Questa è Radio 2, state ascoltando 610, Lillo, Greg, Alex Braga e Alejandro Barbarossa, inventore di invenzioni inutili che ultimamente si è specializzato in una branca delle sue invenzioni inutili, che è l'eco-inquinamento. Puoi parlare di questa tua invenzione, l'ultima, che si chiama erogatore di anticrittogrammici ad energia fotovoltaica. Esatto. Allora, praticamente l'energia fotovoltaica, spieghiamola per chi non sapesse il significato del termine, sono i pannelli solari, cioè l'energia che si ha dal sole, sì. E quindi un'energia pulita, mentre invece gli anticrittogrammi sono quei veleni che si danno sulle piantagioni per allontanare gli insetti, però sono veleni che poi possono creare problemi anche a chi mangia il frutto, esatto. Una buona forma di ecoinquinamento è quello di far funzionare l'erogatore di anticrittogrammici ad energia voltaica. Quindi questo erogatore, quindi che spruzza questo veleno sulle piante, sugli ortaggi, sulla frutta, in realtà si muove attraverso l'energia fotovoltaica. È completamente innocuo, anzi. No, è dannoso, è inutile, insomma. No, dico, è innocuo l'erogatore. L'erogatore è innocuo. Sì, sì. Cioè l'energia che muove l'erogatore è innocua. Sì, sì. E viene inficiata da questo. No, è ottimo. È ottimo, sì, esatto. Sì, quindi a parte l'altro è veramente inutile, quindi complimenti, e poi è anche dannoso. È anche dannoso, sì. Grazie, salutiamo Alejandro Barbarossa, andiamo avanti con 6-1-0. 6-1-0, 6-1-0. 6-1-0. Oh. 6-1-0, 6-1-0. 6-1-0. 6-1-0. Sempre più pazza l'offerta Chiudi e Vai di Cablofon Sweet Summer. 1000 DVD formato VHS dei tuoi gruppi preferiti da scaricare sul tuo cerca persone. 15 ore di ricezione extra per il cordless. Un mese di sintonia radiofonica a meno di 3,50€ senza TAEV. E con soli 2 euro di IVA ricevi direttamente l'oroscopo del tuo cantante preferito. Questo è il ballo dell'estate. Raga, sì? Dimmi. No, mi sembra vantaggiosa a orecchio pure questa di offerta. Sì, è pazza proprio. Ma non ho capito bene che succede. Cioè, dov'è il vantaggio dell'offerta? L'offerta Chiudi e Vai di Cablofon Sweet Summer. Che succede? 1000 DVD. Sai quanti sono 1000 DVD? Sono tantissimi. Formato VHS però. Dei tuoi gruppi preferiti, se te dei cantanti o... Ma se 1000 DVD formato VHS, io come li dicevo? Li scarichi direttamente sul tuo cercapersone. Hai un cercapersone? No. Lo devi comprare. E mi scarico i DVD. Scarichi i DVD, ce l'hai il DVD? Il lettore, dici? Lettore di DVD, sì, ce l'ho. Il VHS? Sì, sì. Ecco, no, perché questo qui gli scarichi però formato VHS, quindi non lo può leggere col DVD. E poi c'è un mese di sintonia radiofonica a meno di 3,50€. Di sintonia radiofonica? Sì. Tu ascolti la radio, per esempio, la Radio 2, come in questo caso. In questo modo paghi 3,50€ per un mese di sintonia. Cioè, ma io non ho mai pagato la radio prima. Lo so, con questa offerta che abbiamo scritto a me paghi 3,50€ per un mese. Quindi rispetto a però prima. Tutto un intero mese. Ho capito, quindi adesso ho capito. Cioè, io prima ascoltavo la radio in qualsiasi momento, adesso... Un mese soltanto, però paghi 3,50€. Mi sembra buono. Senza TAEV. Questo. Che cos'è? Non lo so, però... Però non c'è, quindi già sicuro che quella cosa non c'è. E poi con solo 2 euro di IVA ricevi direttamente l'oroscopo del tuo cantante preferito. C'hai un cantante preferito? Ce l'ho. Che ne so, Peter Gabriel. Peter Gabriel, puoi ricevere giornalmente il suo oroscopo. Ma che me frega dell'oroscopo di Peter Gabriel, scusa? Per sapere come gli butta al giorno, quel giorno, che ne so. La curiosità magari di dire chissà che succede a Peter Gabriel. Se l'amore è in agguato, Venere, che cosa... tu sai esattamente quello... Vabbè. È forte. Interessante, poi mi informo meglio. Ok, andiamo avanti. 6-1-0 Radio 2. Il film. Giampaolo Luce è un grande e apprezzatissimo critico d'arte. Professor Luce, se potesse presenziare questa sera nella mia galleria d'arte, ci sarebbe un giovane artista pittore, scultore che avrebbe bisogno di un suo illuminato consiglio. Per me sarebbe un onore averla, se non le è di troppo disturbo, si intende. Caro Melandri, venire da lei non è mai un disturbo, se non fosse per quei cessi di artisti che lei fa esporre. Comunque mi voglio fidare e stasera ci sarò. La serata è cominciata
e la tensione sale. Ecco, professore, questa è la scultura a cui quel giovane artista è maggiormente interessato ad avere un suo giudizio. Massima severità, per carità, nessun benigno favoritismo. Beh, caro Melandri, questa specie di fenice mi lascia a bocca aperta. Non posso che lodare un'opera d'arte così audace, ma nello stesso tempo di grande rigore tecnico. Soprattutto il piumaggio, così efficacemente reso tramite l'intensità del cristallo. Un'opera di indubbio valore. Merita la mia lode incondizionata. Anzi, glielo certifico per iscritto. Giampaolo Luce loda le piume di cristallo. Luce loda le piume di cristallo. Nei cinema. Radio2pod.rai.it Radio2pod.rai.it Segreteria telefonica di Bruce Banner. Lasciate un messaggio. Lasciate un messaggio. Lasciate. Segreteria telefonica di Hulk. Lasciate un messaggio da segnale. Segreteria telefonica di Bruce Banner, No. Segreteria telefonica di Hulk. Segreteria telefonica di Bruce. 610. Sei 10. 610. Ci vediamo ai castelli romani. 610 610. Le 17:00 56 secondi. Ieri era lunedì e domani sarà mercoledì e quindi oggi è martedì. Ciao a tutti da Greg Lillo e Alex Braga. Ed oggi non solo è martedì, ma è una giornata importantissima perché in tutta Italia, ma anche all'estero, si celebra la giornata mondiale del rodimento. Ci sono tantissime manifestazioni ed eventi correlati proprio a questa ricorrenza, la giornata mondiale del rodimento, e noi dovremmo essere pronti a stabilire un collegamento telefonico proprio dal nucleo pulsante della manifestazione più grossa di questa giornata mondiale del rodimento. Sentiamo, pronto? Pronto? Sì, salve, ecco, siamo 610, Radio 2, Lillo Greg. Buona giornata. Allora, che volete? E volevamo sapere come vanno le celebrazioni della giornata mondiale. Oggi non è giornata. Ma state celebrando la giornata mondiale del rodimento? Sì. Beh, era ora, Alex, che si indicesse la giornata mondiale del rodimento. Devo dire, comunque sono tanti i manifestanti, sono tantissimi. Sentiva un rumore sotto, sembrano centinaia di migliaia. Sì, partecipano quasi tutti. Insomma, è il primo anno che viene realizzata questa giornata, la giornata mondiale del rodimento. Alla quale noi auguriamo molta fortuna. Ma tutto il mondo sta andando avanti. Anche... A Sydney, per esempio. Sì, per dirne una. Andiamo avanti con 610. Vogliamo aprire la nostra trasmissione dando la possibilità ai nostri radioascoltatori di vincere qualche euro con un nostro quiz. 800 800 002 è il nostro numero verde al quale potete chiamare fin da ora. Parlerete con il centralino. Se siete i fortunati a prendere la linea per primi, cioè se siete il primo a fare l'800 800 002, potete giocare con noi a botta e risposta. Sigla, regolamento, poi sentiamo chi c'è in linea. Oggi tutto il mondo gioca senza sosta. Botta, risposta. Sai chi fuma non le scorre? Il telefono inventò. Chi scoprì la bomba atomica? Vai Greg. Le regole del nostro gioco, botta e risposta, sono facilissime. Sono quelle classiche. Bisogna scegliere una categoria, poi si sceglie una lettera. Esatto. Noi scegliamo sempre di favorire la comprensione con gli animali. Per esempio, animali con la B. Sì. Bertuccia. Bradipo. Babuino. Balena. Insomma, si va avanti così. Così. Chi rimane senza dire il nome dell'animale, rimane in panne, dopo 4 secondi perde. Queste sono regole facili. Noi casualmente stiamo vincendo da un po' di tempo. Però è un caso. L'importante è giocare. Sentiamo che ci possiamo divertire oggi. Pronto? Buonasera. Ciao Giacomina. Da Messina. Benissimo. Allora, le regole le sai. Se perdi,
Sono 500 euro in palio. Se vinci ti manderemo in Bombaglia, se perdi verrà il nostro riscossore domani mattina. Sì, presto. No, mi sento fortunato oggi. Sì. Speriamo. Quindi, bene. Tu lascia l'indirizzo. Allora, c'è la nostra macchina che sceglie le categorie. Vai. E la nostra busta con i tombolini con le lettere. Allora, ecco la macchina che è partita. Ecco, è uscito attuali presidenti del Consiglio italiano con la P. Vai Lillo. Prodi. Tocca a te, Giacomina. Con la P, dici? Sì, con la P. Ma con la P c'è soltanto. Con la P. Niente, no, è passato il tempo, passato il tempo, mi spiace. Notaio. Mannaggia, mannaggia. C'è un errore, notaio. Peccato, ce n'erano veramente. C'erano centinaia, centinaia ce n'erano. C'erano tantissime. E Berlusconi. Ci dispiace, ci dispiace, e quindi verrà il nostro riscossore. Domani mattina alle 5 e mezza a casa tua, va bene? Parliamo un attimo, ragazzi, ciao. Mi sa che c'è un errore qua. Notaio, ora controlliamo. Buongiorno, mi dà per cortesia Mondo Bricolage? Mi ha sentito? Ho chiesto Mondo Bricolage. Non è uscito. E beh, lo dica allora, cos'è, le fa fatica a dirlo? Senti, non c'ho tempo da perdere con ste riviste da femminucce. Ma come si permette? Chi le dà il diritto? Senta, se ne vada, che qui mi disturba la vendita. Ma lei è un... lei è uno... uno stolto. Ma che stai a dire? Stolto non si può sentire. Lei Non ti viene la parolaccia? Vorresti insultare per bene il tuo edicolante, ma al momento giusto non arriva l'epiteto azzeccato? Allora corri in edicola. Sì, perché in edicola da oggi c'è Insulti al tuo edicolante. Insulti al tuo edicolante è la prima rivista interamente dedicata a te che vuoi insultarlo, ma non hai pronta l'offesa giusta. Con la prima uscita, come scoprire i lati deboli del tuo edicolante ed usarli per colpirlo duramente. Gli insulti base in pakistano, rumeno, ungherese, croato, egiziano ed altre 18 lingue nel caso il tuo edicolante fosse extracomunitario. Ed in regalo con il primo numero una trombetta per pernacchie. Insulti al tuo edicolante. Buongiorno. È uscito Insulti al tuo edicolante? Io non le tratto ste stronzate. Ma lei è un bifolco, rozzo, volgare e troglodita. In realtà non dovrebbe trattare nulla, se non sterco di maiale misto a vomito. Ma come te permetti? Mo te faccio vedere. A chi vuole far vedere? Pensi a far vedere qualcosa di serio a sua moglie, invece. Ho saputo che è più di 3 anni che le mostra un cencio raggrinzito, no? Ma io... è che io... io... Io che? Testa di... Insulti al tuo edicolante. Corri in edicola. 610. Attenzione, dobbiamo fare una rettifica importante. Durante la reclame abbiamo controllato qui con il nostro notaio e effettivamente la nostra risposta era sbagliata, perché presidenti del Consiglio italiano con la P non ce n'è neanche uno, perché l'attuale presidente del Consiglio è Berlusconi. Quindi in teoria la signora Giacomina purtroppo non è più al telefono, ha riagganciato, non avrebbe vinto nessuno. Ma visto che, come in quasi tutti i giochi che si rispettino, in caso di parità, perché non ha risposto né l'uno né l'altro, vince il banco, possiamo decretarci comunque vincitori. Indi per cui la signora Giacomina ci deve 500 euro. Ci vediamo domani mattina, Giacomina, mi raccomando. 610. Ci dedichiamo alla nostra email, che è sempre bollente, non solo per richiedere il nuovo brano degli Zero Assoluto, ma anche per manifestarci delle problematiche che possono più o meno funestare la vita dei nostri radioascoltatori. 610@rai.it è sempre aperta per voi. Fate come ha fatto Arnaldo Aldobrandi, che è il nostro prossimo ospite, che è una persona che ci ha presentato un caso che noi ci siamo voluti prendere a cuore e abbiamo voluto anche deviare un po' dal nostro seminato un po' comico per fare delle cose più serie e aiutarlo. C'è un problema che lui ha, che non ci ha raccontato bene nel dettaglio, ma che gli sta impedendo di vivere una vita normale, gli sta inibendo le relazioni sociali. Quindi, insomma, ritenevamo doveroso invitarlo qui nel nostro spazio per farci raccontare che cosa succede ed eventualmente cercare di risolvere questo problema. Gli diamo il benvenuto ad Arnaldo. Arnaldo Aldobrandi, lo facciamo accomodare. Buon pomeriggio. Prego. È andata via la luce. Non vedo. È saltata la corrente? Non vedo. Cristian, è saltata la corrente? Cristian. No. Prego. Prego, sa come? Facciamo il buio. Arca la matina! Che è, Greg? E che ne so, ma non è andata. Ho preso la scossa al microfono. Allora forse è qualcosa che dipende. Sì. Vabbè, insomma, signora, vabbè, facciamo intervista così, perché sì, poi risolveremo queste cose durante il disco, magari. Allora, non la leggo. Signor Aldobrandi. Dillo. Sono caduto dalla sedia. Si è fatto male. È da fermo. Ma è assurdo. Si è fatto male, dai. No. Aia, la schiena, sì. Oh, non ti fatto vedo male, bene. Sì. Vieni qua. Ci aspetta, vai avanti te. Sì. Vai avanti te. Attento, Lillo. Ah! No, Dio. Ma cos'è?
No, è caduto un pezzo del... un pezzo di soffitto. Sì. Mamma mia, che botta! Vabbè. Allora signora Aldo Brandi, lei dice... Aspetta che mi squilla il cellulare, scusate. Ma che c'è? Scusate, mi sono dimenticato. Scusate un attimo, devo spegnerlo. Ci scusi. Pronto? Ah, mi sono morso il labbro. Sì. Allora, scusa un attimo, che sta... Sì, chi è? Pronto? Sto in radio, sto... Come? Nonna. Ma come nonna? Stava tanto bene. Che è successo? Ma così all'improvviso. Che è successo, Lilla? Che? Lilla? E mia nonna, Greg, che è successo? Niente, è defunta. Tua nonna? Sì, ma... È mancata? Non è possibile, io... Dai, va bene, arrivo subito, ok. Cadò pure il cellulare per terra, si è rotto. Porca, guarda, si è spaccato. Vabbè. Senta, guardi, io devo andare, no? Sì, sì, mi dica, mi dica, sì, che tipo, sì, che tipo di... Perché pensa che... Che cosa? Senti, già disturbato? No, non sentiamo niente. Ah, dice che in onda va disturbato. Ma il microfono? No, a tu... Non lo so, dice che... No, qua si sente bene, ma è disturbato in onda. Che c'è, Fabrizio? Fabrizio? Fabrizio! Ma che è svenuto? Che è un coccone, gli ha preso. Io, ma senti, vado di là. Senti, sì, saluta questo, Greg, io vado a vedere Fabrizio, va. Sì. Fabrizio! 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 Ah! Linda, ah! 610. 610. 610. 610. 610. Cara, domani partiamo per le vacanze e non sappiamo ancora a chi lasciare il cane. Ma caro, scusa, abbandoniamolo. Hai ragione, amore. Ma dove? Deve esserci pure un posto da cui non può tornare. E se poi torna? Accidenti. Non è poi così facile abbandonare un cane. Invece da oggi è facilissimo. Corri in edicola a comprare il primo numero di Cani Abbandonati, la prima rivista completamente dedicata all'abbandono di animali indesiderati. In questo numero, 10 scuse da dire a tuo figlio per non intristirlo sulla scomparsa del cucciolo. Un test per misurare il tuo cinismo. Cosa fare per non affezionarsi troppo ad un cane. Con la prima uscita, a soli 3,50€, in regalo una mappa dettagliata di tutta Italia con le zone migliori per abbandonare il tuo cane. Allora, cara, si parte. Book, lo lasciamo allo svincolo per Viterbo. Caro, non urlare. Micrino potrebbe sentirti. Sai quanto è affezionata a Book. Mamma, papà, perché volete lasciare Book allo svincolo per Viterbo? Perché a Viterbo vivono i genitori di Book e lui vuole andare a trovarli. Che bello! Chissà come sarà contento Book. Scommetto che questa l'hai letta su Cani Abbandonati, caro. E dove, se no? Questa è Radio 2, state ascoltando 610, Lillo, Greg, Alex, Braga. Il nostro programma prosegue parlando prima un pochino di filosofia spiccia, dopodiché manderemo un po' di pubblicità progresso e un nuovo episodio di Distratto di Polizia. Durante la chiacchierata di filosofia verremo interrotti bruscamente da un jingle che entra a caso. Allora, cominciamo a parlare della critica della ragion pura di Immanuel Kant. Ok, questo era il jingle che entrava a caso e che ci interrompeva, quindi tutto va secondo programma e secondo scaletta, per cui adesso può partire lo spot pubblicità progresso ed un nuovo episodio di Distratto di Polizia. Tortureresti mai la tua fidanzata con dedizione ardente? No. Bruceresti vivo tuo cugino? No. Taglieresti in due con un'accetta la testa di tua nonna? No. Scaricheresti mai film da internet? Sì. Scaricare film da internet è reato? Sì, sì, lo so, però quelli lo scaricherei proprio. Li scaricherei? Tutto il resto non lo farei, ovviamente. Però quelli, sì. Sì, ma perché, insomma, mi piace il cinema, quindi... Ah, beh. 610 presenta... Eh? Com'è? Vai. Che vado che? Ma come? L'annuncio. Era oggi? Ah, oggi c'è? Oggi. Ah, sì, scusa allora, sì. Distratto di polizia, nona puntata. Terza. Scusate. Distratto di polizia, terza puntata. Ispettore, ho trovato l'indirizzo di dove si nasconde Tre Diti, il pregiudicato che cerchiamo da mesi. E perché me lo dici in mutande? Ah, sì, è vero, ispettore, mi scusi, è che stamattina ero in ritardo e mi sono vestito in fretta. Ispettore, guardi chi ho arrestato, Tre Diti. Ma io non sono Tre Diti, sono la portiera del palazzo. È vero, la signora è la portinaia. Porca miseria, Tre Diti mi ha fregato. Lo aveva acciuffato, ma è riuscito a scappare sostituendosi con la portiera.
poi tra l'altro l'indirizzo di dove si nasconde Tre Diti ce l'ho io. Ma come hai fatto tu a trovarlo? Tre Diti? Ma non era Tre Miti? Io ho cercato Tre Miti. Ma che Tre Miti? Tre Diti è il soprannome del pregiudicato che cerchiamo. Non solo ti è scappato, ma non era nemmeno la persona giusta. Lascia andare la portinaia. Mi scusi, signora. Mi scusi un corno. Venga, signora, l'accompagno io. Grazie, ma perché hai mutande? Fine della nona puntata di Distratto di Polizia. Terza! Fine della terza puntata! Terza puntata, infatti, scusate. Fine della terza puntata di Distratto di Polizia. Ehi, Eudralia, che bella borsa di cuoio, dove l'hai comprata? Oh, ciao, Osma! L'ho comprata da Carrington Moda, quel negozietto nuovo in via Cola di Rienzo, via Cicerone. Ah, sì, ci ho comprato questo paio di stivali rossi di pelle. Sono bellissimi! Grazie, e ci comprai anche una comodissima borsa di cuoio, dove l'hai comprata? Ma scusa, non me l'hai già chiesto? Cosa, scusa? No, niente, mi sembrava di aver già vissuto questa cosa. E allora, corri in edicola. Perché? Perché da oggi in edicola c'è Déjà Vu, la prima rivista interamente dedicata a chi ha l'impressione di aver avuto un déjà vu. La prima rivista interamente dedicata a chi ha l'impressione di averla già letta. Su questo numero il servizio "Che bella borsa di cuoio, dove l'hai comprata?" Carrington Moda, shopping nei negozietti nuovi. Via Cola di Rienzo, via Cicerone. Saper scegliere la giusta boutique. Su questo numero il servizio "Che bella borsa di cuoio, dove l'hai comprata?" E in regalo un paio di stivali rossi di pelle. Déjà vu. Buongiorno, mi dà déjà vu? C'è il regalo. Un paio di stivali rossi di pelle. Come dice, scusi? Dico che c'è il regalo. Un paio di stivali rossi di pelle. Perché? Che cosa le prende? No, niente, niente. Mi sembrava di aver già... niente, niente. Déjà vu. Diamo spazio invece a un'attrice che ultimamente ha qualche problema a trovare del lavoro, quindi siccome noi in ogni caso siamo un media, siamo un programma di servizio pubblico, cerchiamo di aiutare le persone che ci chiedono aiuto. Le diamo il benvenuto e parleremo con lei di questo suo problema che appunto la tiene lontana dalle scene. Lei si chiama Simona Gabbiotti, le diamo il benvenuto, buon pomeriggio. Salve a tutti, io mi Simona e grazie di qui con voi. Io proprio che molto contenta di qui. Perché finalmente l'occasione di pubblico questo mio problema. Un problema che mi molti danni a livello di carriera. Ecco, Simona, come avete sentito, i verbi non li sa, non li conosce proprio per niente. No, affatto, non è nemmeno uno che uno, non li è neanche come si. Aspetta un secondo. Sono un attimo come perso. Si. Non li conosci, e cioè nemmeno uno che è uno e neanche sai come si. Come si. All'interno della frase. Come si usano? Così usano, sì, eh? Sì. Questo, e quindi sì. Tu metti una pausa, fai quando ci dovrebbe essere il verbo, no? Esattamente. Una breve pausa prima di la parola Prima di mettere, inserire, volevi dire? La parola La parola seguente. Seguente. E questo ti crea enormi difficoltà dal punto di vista professionale, immagino. Certamente. E i registi quando immediatamente mi Quando sentono come parli. Ah? I registi quando sentono come parli, sì. Immediatamente ti fanno fuori. Esattamente. Ecco. Sì, tant che come tant'è. Di un'associazione per la tutela dei diritti delle attrici, che è il mio stesso problema. Hai creato un'associazione? Sì, per la tutela dei diritti delle attrici con il mio stesso problema. Delle attrici? Delle attrici. L'associazione anche dei corsi dove si la conoscenza e l'uso dei verbi. Vabbè, insomma, se è capito o non si è capito. Comunque, sì, Simona ha messo un'associazione per la tutela delle attrici che... Attrici. Attrici. No. Attrici. Mi sa che c'è qualcosa prima di attrici, eh? Sì, un verbo. Sì. Attrici. Che so, fantastiche, brave, attrici, belle attrici, meravigliose attrici, no, professionali, aspiranti. Ecco, bravi. Quindi con questa associazione si può sconfiggere anche questo problema, Simone. Certamente. Io che la volontà. Tu cosa? Tu. Io che la volontà. Non si è capito, tu che cosa? Io che la volontà. Non si è capita la faccia. Niente, tu supponi che la volontà. Non è supponi, tu ritieni. Quasi. Tu credi che la volontà. Sì.
Che la volontà? Allora dicevi, tu io, credi che la volontà? Che la volontà? E questo è tosto, sono due verbi, sì, sono due verbi, è tosto. Allora, tu credi che la volontà è? Sia, forse è meglio. Sia, la volontà sia, di sicuro sia, sì. Sia tutto. Che la volontà sia... sia tutto. Ma tutto non è un verbo, però. Tutto non è un verbo. Che la volontà... Determinante. Oh, oh. Gliela l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Sì. E infatti la mia scuola il nome da un famoso detto. E qual è? Prende il nome da un famoso detto. Sì, sì. Qual è? Volere e potere. Sì, sì. Vabbè, però scusa, no, per carità, l'associazione è importante, scusa. Però pure voi dell'associazione la chiamate volere e potere. Vabbè, ma questo di nome. Vabbè, ma non è questo, c'ha tanti nomi, la potete chiamare, che ne so, l'associazione delle attrici, che, cioè una cosa senza verbi. Vabbè, ho capito, non ti però vabbè, ma comunque dai, volere e potere, non se può sentire, scusa, per carità. A me mi dispiace per il tuo problema, però allora, via. Sì, va via. Sì, va, grazie, andiamo avanti. Ehi, Ponlio, ancora con questa vecchia carcassa? Ma sai, ci sono affezionato. Ma quando ti deciderai a cambiare auto? Ho paura di trovare una siropatapiego. Hai paura, scusa? Io ho quest'auto da 10 anni, no? Beh, metti i calzi per una da copiglia. Metti che? Spolere di Nolano. Ah, io non te capisco. E allora... Onti in edicola. Onti? Ma sì, Onti in edicola. È uscito da Motori, la prima rivista smidata per appassionato di pote. Più di 1000 mosoni sul Lauredo Comuto, 3 servizi sulle case più impirabili del Lingone, speciale moto. È vero che i pistoni sono accisani? 8 balloni 8 per il tuo motore, ma da Motori. E con il primo numero, a soli per 1 euro, un Sifrosi a getto per la tua navota. Scusi, è uscito Marrana Motori? Motori che? Marrana Motori. Ma che sta a dire? Eh no, perché un mio amico mi ha detto Onti in edicola. Onti? La rivista smidata che... Smidata? Lasci perdere. 6-1-0 6-1-0 610. Aggiornamenti continui a 610 e su Radio 2. Prima l'ottima Lucrezia Scardini con il giornale radio ci ha portato le ultime news dal mondo, e invece Giulia Mizzoni sta per portarci le ultime news dal mondo delle fiabe, e più in particolare nel mondo degli Aristogatti. Che cosa sta succedendo? Quali sono i retroscena? Lo sapremo tra pochissimo grazie al giornale Fiaba di Giulia Mizzoni. Giornale Fiaba a cura di Giulia Mizzoni. Veniamo ora ad un caso di cronaca che ha per protagonisti 3 cuccioli di gatto di circa 4 mesi, Minou, Matisse e Bizet, e la loro mamma duchessa, ritrovati oggi dopo la scomparsa di una settimana fa a Parigi dalla villa di una ricca signora di 84 anni, il cui nome resta top secret per tutelarne la privacy. La scomparsa è avvenuta poche ore dopo la stesura del testamento, in cui l'anziana donna dichiarava di voler lasciare l'intera eredità ai 4 felini. I primi sospetti degli inquirenti si sono concentrati su Edgar, maggiordomo della donna, che avrebbe rapito e abbandonato fuori città i gatti ereditieri perché indispettito per non essere stato citato nel testamento milionario. Sospetti a quanto pare più che fondati, come ci racconta la nostra inviata a Parigi, Maria Giuliani. Li ho rapiti nella notte e abbandonati sul greto di un fiume dentro una cesta. Ha confessato questa mattina Edgar, maggiordomo della ricca signora che amava a tal punto i suoi 4 felini da lasciare a loro l'intera eredità milionaria, compresa la lussuosa villa in una delle zone più eleganti di Parigi. Intanto i 3 cuccioli, Minou, Matisse e Bizet, la mamma duchessa, hanno fatto ritorno a casa sani e salvi, e a loro si sarebbe unito anche un 5° felino, grazie al quale i 4 aristogatti sarebbero riusciti a cavarsela nella loro avventura lontano da casa. L'esemplare di felino maschio randagio, che risponde al nome di Romeo, sarebbe originario di Roma, più precisamente della zona del Colosseo, come lui stesso ha tenuto a precisare alla stampa. Sembra inoltre che fra Romeo e Duchessa sia scoccato il famoso colpo di fulmine, motivo di gioia per i 3 cuccioli e per la ricca signora 84enne, che a quanto pare dovrà aggiungere un ereditiero in più al testamento. Da Parigi è tutto, Maria Giuliani, linea allo studio. Grazie Maria Giuliani, un caso questo che ancora una volta ci conferma come gli animali siano spesso i migliori amici dell'uomo. Giulia Mizzoni, giornale Fiaba. Abbiamo ascoltato il giornale Fiaba a cura di Giulia Mizzoni. Ciao Gaspare, ma dove corri così? Non so, mi ha pigliato così oggi, mi sa che ora mi fermo. Hai qualche desiderio particolare, forse? Forse sì, forse no, non so proprio. E allora, corri in edicola. E perché? Corri in edicola, così, tanto per far qualcosa. Ma non mi va per niente. Ed allora vacci piano. Ma non mi va proprio ad andare in edicola. E allora non andarci e fa qualcos'altro. Da oggi puoi decidere di fare quello che ti fa più piacere, sempre nei limiti del consentito e delle tue finanze. Ma non solo da oggi, in teoria da parecchio tempo. Quindi non è uscito niente in edicola. Ma sicuramente sì, senz'altro anzi. Solo che a me non interessa affatto.
Corri in edicola era una sterile esortazione. È solo una scusa per parlare così, con sta vociona stentorea e inutilmente animata. Vabbè, allora ciao. Corri in edicola. Ah, che palle. Sei uno zero, sei uno zero. Six, one, oh, oh. Sei uno zero, sei uno zero. Sei uno zero. Six, one, oh. Questo è 610 Radio 2, Lillo, Greg, Alex Braga. Per i prossimi minuti di programma siamo partiti da una riflessione che abbiamo fatto questa mattina tutti insieme e ci siamo ritrovati a voler sapere, con grande coincidenza, un pochino tutti, quali sono i VIP che hanno o che si fanno i tatuaggi. Per fortuna c'è una rivista che ci ragguaglia, esatto, proprio su questo fatto. Leggo una notizia. Vai. Che è stata una ricerca proprio fatta per giorni e giorni. Ho saputo, informandomi da questo giornalista, che è arrivato a fare tutta una lista di VIP che si tatuano. Bene. Allora, da questa analisi, da questo sondaggio, è emerso che tra i più tatuati ci sono la Moric, la Dilettuso, Alba Varietti, la Ventura, Pink e Laura del Grande Fratello 9 pure si tatua. Sì. E sti cazzi, non ha capito cosa fanno loro. Innanzitutto presentiamo il grande capo Sti Cazzi, sì, appunto, che mi ha anticipato. Buon il nostro pomeriggio. Ministro con cui adesso parleremo di questo argomento. Allora, tutti questi VIP hanno tutti un tatuaggio, ma la notiziona, che va proprio a merito del giornalista che ha fatto questa ricerca molto molto mirata, è che tutti questi che ho appena elencato hanno un tatuaggio tutti sullo stesso punto, sul sedere. Pensi, grande capo. La Moric ha un tatuaggio sul sedere. E sti cazzi, vorrei sapere anche il nome di altro. Dilettuso. E sti cazzi dice di andare avanti. Vai, vai, Lillo. Alba Varietti. E sti cazzi dice ancora. Vai. Simona Ventura. E sti cazzi vuole andare avanti. E anche Laura del Grande Fratello 9. E sti cazzi chiede, finita lista? Sì, sì, finita. 6-1-0 610. Siete stufi di offerte alla radio? Quando ascoltate una delle numerose offerte come questa, avete mai avuto l'istinto di comporre il numero telefonico suggerito e dire basta, basta, basta con queste offerte, ma vi è sempre mancata la voglia? Da oggi questo non è più un problema. No! Con Ci penso io della Mobile Dream, da oggi c'è qualcuno che chiama per voi. E tutto con una semplice telefonata comodamente da casa vostra. Abbonatevi oggi stesso a Ci penso io ed un nostro operatore qualificato penserà lui a chiamare le offerte più disparate che sentite per radio o televisione e a gridare per voi basta, basta, basta. E da oggi Ci penso io sceglie direttamente lui quale offerta gli piace di più, mentre voi potrete continuare a fare quello che fate sempre comodamente da casa vostra. Beh, ottimo, mi sembra un'offerta favolosa. Cioè, io pure sono stufo, sono molto stufo delle offerte che mi fanno. Quindi sì, basta, senti un programma radiofonico, c'è, cioè, tutto sta. Chiama qui, fai questo, l'offerta. Poi ti chiamano, ti cercano al cellulare, al veramente. Quindi io praticamente adesso con questo nuovo servizio, con questa offerta, ci penso io, pago per avere un qualità. Sì, perché magari te dici, ah, che mi hanno stufato queste offerte che fanno in continuazione. E dici, quasi quasi telefono, dico basta, basta, però non hai voglia di farlo. Sì, ma soprattutto magari il tempo. Sì. E invece questo nuovo servizio della Mobile Dream, ci penso io, tu chiami e attivi questo servizio e viene un operatore qualificato a casa tua che ci pensa lui, chiama. Lui sta proprio a casa mia, sta, cioè passa le giornate da me per un tot, insomma, un tot di tempo. Sì, che lì. Poi all'inizio te gli dici, che a un certo punto, ah, che scatole questa, che palle questa offerta. Allora lui prende e telefona sotto la tua direttiva. Poi dopo, invece, più avanti, va direttamente da solo. Ah. Sì, magari gli dici, fai quando vuoi. E lui, quando... Chiunque, qualsiasi offerta arriva, lui dice, basta, basta, basta. Basta, avete rotto le scatole. Ottimo. Che belle pellicole, il cinema di 610. Franco Masetti, un calciatore dallo strano linguaggio aulico. Bravo Franco, ieri hai segnato 3 gol. Il cor mi diceva che l'agone sarebbe andato egregiamente. Ma quindi te segui proprio quello che ti dice il cuore? Sì, ho vinto perché il cor diceva vinci. Il codice va Vinci nei cinema. Radio2pod.rai.it. Radio2pod.rai.it. Risponde la segreteria telefonica di Frank Jason, agente della CIA. Lasciate un messaggio dopo il.
segnale acustico. Ah. 610. Ah! Ci vediamo ai castelli romani. 610 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
settimana, ma siamo all'inizio di 610. Un saluto da Greg Lillo e Alex Braga. E oggi, oltre ad essere il giorno della metà della settimana, è anche una giornata molto importante, perché si celebra in tutta Italia, ma anche all'estero, la giornata mondiale dell'invidia. Un sacco di manifestazioni, celebrazioni a destra e a sinistra, e noi apriamo il collegamento proprio dal cuore pulsante della manifestazione più grossa di questa giornata mondiale dell'invidia, là dove ci sono anche telecamere, telegiornali. Dovremmo essere pronti ad aprire il collegamento per sentire come sta andando. Pronto? È pronto? Sì, salve. Ecco, siamo sì. 610 Radio 2. Come, sì. come va questa celebrazione, questa prima celebrazione della giornata mondiale dell'invidia? Sta andando, certo, sta andando bene, però c'è meglio di voi chi sta, eh. Cioè, certo, noi qua siamo... andiamo bene, siamo tanti, però voi caldi lì in radio a fare il vostro programmino, magari guadagnate pure bei soldi, no, è così, vero, così. Perché voi guadagnate, Lasciamo perdere. Allora lasciamo stare, va bene, perché tanto sono cose che si sanno, noi poveri mortali con lo stipendiuccio, e voi che fate la radio. Ecco, ma quanti magari siete lì a festeggiare? Beh, siamo un bel po', tantissimi, cioè, stanno, devo dire che la cosa che mi manda un po' in bestia è che sono molti di più quelli che stanno dall'altra parte del fiume, mentre noi che stiamo da questa parte del fiume siamo un po' di meno. La cosa mi inalbera alquanto, ecco, perché il gruppo mio, diciamo, è un po' minore rispetto al gruppo che poi pure tra gruppo mio stanno 3-4 veramente belli, proprio belli, proprio una cosa insopportabile, belli, alti, biondi, ecco, loro. Ecco, dunque, come si concluderanno le celebrazioni di questa giornata mondiale dell'invidia oggi? No, il tutto poi viene festeggiato, almeno per quello che riguarda la zona dove opero io, in questa giornata dell'invidia viene tutto festeggiato in un grande roof garden di un hotel dove non sono stato invitato, e va bene, è andata così, che devi fare, tanto si sa, no? Uno anche per gli inviti deve andare con le raccomandazioni, anche per andare a una festa con le raccomandazioni. Io che non ho raccomandazioni, che non lecco a nessuno, diciamolo, perché io non lecco, eccomi qua che sto, mi passo la serata da solo qua, va bene così. Beh, che speriamo che non sia l'unica giornata mondiale dell'invidia, ma certo, che ce ne sia una ogni anno. Nel frattempo noi adesso andiamo avanti, io, Alex e Greg andiamo avanti con 610, anche se poi io guarda sto proprio, guarda che cravatta che c'ha Alex, bella di seta, santo, te l'hai pagata quella cravatta? Un po'. Perché certo, perché tu te la puoi permettere una cravatta così. Vabbè, andiamo avanti con 610, ma certo, lui si fa la cravatta costosa. 0. Proseguiamo questa puntata di 610, che oggi ha già assunto un tono piuttosto serioso fin dalle prime battute iniziali, perché celebravamo e continuiamo a celebrare la giornata mondiale dell'invidia, e parliamo a questo punto di pensioni. Non pare mai bello, non è un buon costume, una buona pratica guardare nel portafoglio, nel conto corrente del vicino, che è sempre più verde come il suo giardino, però è un'esperienza comune vedere purtroppo che molte persone con la pensione che ricevono ultimamente non ce la fanno proprio ad andare avanti, e abbiamo inaugurato questo nuovo spazio per dare dei consigli e per discutere con chi questo problema lo vive in prima persona, ecco, quindi non noi, ma per esempio la signora Cassani, che è questa simpatica arzilla vecchietta che noi abbiamo conosciuto tanto tempo fa. Ecco, lei ha sperimentato molte volte il fatto di non riuscire ad arrivare a fine mese con la pensione, e quindi ci racconta metodi alternativi per sbarcare il lunario. Dovrebbe essere collegata con noi al telefono. Pronto? Eccola, buongiorno Lillo, buon pomeriggio, Alex, buon pomeriggio, è pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
tutti. Buon pomeriggio. Signora, prevedo una bella torta di mele. Dovete bene. Sapere, cari gli ascoltatori, che ogni tanto vado a trovare insieme a Greg ed Alex, andiamo a trovare la signora Cassani, che ci fa sempre trovare delle torte. È proprio una simpatica signora. Grazie, Greg, sei gentile. No, sono lui, sono lui. Sono buonissime le torte, tra l'altro. Comunque, grazie, prego. Grazie. Signora Cassani, vogliamo parlare un po' di... Io so che lei addirittura prende 500 euro di pensione al mese, così ci ha detto l'altra volta, e ne spende 6,50 solo di affitto, è vero? Sì, io pago 650 euro di affitto, ma io dico, con 500 euro di pensione come posso andare avanti? Allora, com'è, non è, mi invento i lavoretti. Sì, lavoretti... Certo, i lavoretti che fanno un po' tutti. Ecco, tipo, che sta facendo ultimamente? Guarda, ultimamente, Lillo, sto facendo, diciamo, come li posso chiamare? Centrini? No, c'è un altro nome, come si chiamano? Maglioni all'uncinetto? No, i scippi. I scippi? Cosa? I scippi, so fare i scippi davanti alle poste. Lei scippa, signora Cassani? Eh? Ma lei scippa? Certo, che faccio lo scippo. E come fa a scippare, signora Cassani? Scusi, ma... Non è... A parte che c'è? C'è il motorino, c'è la Vespa. Ehi, andiamo di sciorro. Ancora con la Vespa. Ah, tu sei rimasto i scippi con la Vespa? No, bene. No, gli scippi io li faccio senza Vespa. Per me è più facile. Allora ti spiego la dinamica dello scippo. Com'è? Come non è? Io vado davanti alle poste, giusto? Sì. Il giorno della pensione. Prima prendo la mia Me la inverto. Poi aspetto che escono le altre vecchiette, quelle vecchie proprio, capito? Le vecchiette. Vado lì, faccio, signora, com'è? Com'è? Non è. Ma lei il sugo ci mette la cipollina, ci mette il basilico. Quella lì attacca a parlare, poi quando meno se l'aspetta, pum, gli do una capocciata sul setto nasale, stramazza per terra e gli apre la borsetta. E poi scappa. Ma che? Sì, proprio non lo so. E che ne so, subito, Lillino, caro tesoro, dice, però veramente, che faccio, scappo, do nell'occhio se scappo, no? E lei che fa? Pia borsa, me la inverto e chiedo aiuto, soccorso, tanto chi ci crede? Ah, ho capito. Me levo il sangue dalla faccia, perché magari mi sono sporcata di sangue e poi chiamo i soccorsi, capito? E quando mi beccano? Signora... Già mi sono fatta 5 signore l'altro giorno. Signora Cassani, io mi rendo conto che lei ha, insomma, ha bisogno di arrotondare, ma mi sembra un po' troppo, un po' esagerato. Io... C'è campi tu con 500 euro lì? Non lo so, ma ci sono tanti altri. L'affitto dei 6,50. Ci sono tanti altri lavori. Da cos'ha. Ci sono tanti altri lavori. Ma ciò ne dà, Lillo, non mi prendono a fare altri lavori. All'età mia mi posso mettere a fare prostituta? No, sì, non mi si caricano, ci ho provato, ci ho provato. Lo capisco. Vabbè, signora Cassani, che dire, allora in bocca al lupo e... Magari, ecco, cerchi di essere meno violenta possibile, faccia meno male possibile. Guarda, veramente, il massimo è il setto nasale rotto, veramente non vado oltre. Va bene, grazie signora Cassani, almeno questo, grazie, arrivederci. Ciao! Corri in edicola a comprare il primo numero di Cozza. Cozza è la rivista per la donna brutta. Nel primo numero un elenco di tutti i cibi che fanno male alla pelle, come peggiorare il tuo aspetto con vestiti abbinati male, chirurgia estetica, 10 motivi per non sottoporsi ad interventi. Nel primo numero, il regalo, una t-shirt con la simpatica scritta Cozza è bello. Cozza, la rivista femminile controcorrente. Cozza ti aspetta in edicola. 6-1-0 610. Siamo finalmente pronti per il nostro scoop della giornata. Finalmente è una notizione, una dichiarazione molto coraggiosa di Kasia Smutniak, l'attrice, che commenteremo col grande capo Estigazzi. Lei ha dichiarato: seduco col baby doll. Estigazzi non conosce questa straniera. No, lei ha il nome straniero, in realtà io la conosco anche, parla italiano benissimo, esatto. Proprio, quindi italiano. Credo sia italiana, nata in Italia probabilmente. Comunque, qua c'è il trafiletto estrapolato dall'articolo che recita così.
Non si fa la piega, esce dal parrucchiere con i capelli bagnati, non fa diete, fuma e beve Coca-Cola, indossa raramente i tacchi, eppure al baby doll non rinuncerebbe mai. Ecco, questa è la cosa. Kasia Smutnik, 30 anni, tra qualche mese, attrice e compagna di Piero D'Aricone, svela grazie al suo guardaroba intimo. Non mi trucco, però a qualcosa di sexy non rinuncio. Ecco, diciamo che la notizia sconvolgente, ma inaspettata anche, è che proprio lei non si trucca, è abbastanza naturale, nature, come si dice, però non rinuncia al baby doll. Sti cazzi, non capisce com'è. Lei fa a fumare Coca-Cola. No, no, fuma, perché è scritto senza virgola, cioè non c'è la virgola, non è fuma, virgola, beve Coca-Cola, virgola, è scritto fuma e beve Coca-Cola, però sarebbe fuma, cioè sigarette era sottinteso, poi non so, meno credo. Vuoi comprare a tuo figlio l'ultima console per videogiochi con connessione a internet e lettore Blu-ray? Da oggi, pasta e patate! Pasta e patate è l'unica cosa che ti puoi permettere con l'aria che tira. Pasta e patate, almeno mangi! Sei. 610 si sta profilando sempre di più come un programma di servizio pubblico perché dà spazio ai radioascoltatori attraverso la casella mail 610@rai.it per manifestare del dissenso, per chiedere aiuto se per caso avete un problema. Insomma, questo programma è fatto anche e soprattutto da voi. Quindi prendetevelo questo spazio, fate come ha fatto la nostra ascoltatrice che è venuta qui oggi proprio perché ha un problema. Lei si chiama Gennarina Laudadio e le diamo il benvenuto. Salve. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Signorina Laudadio, lei è qui perché ha una serpe in seno, vero? Sì, sì, sì. Ecco. Buona, buona. Ecco. Mamma mia, ma che cos'è? Un pitone? Cos'è? Un pitone, sì. È piccolina, però, una femmina. Carina, sì, si chiama Trudy. Trudy. Ma morde! È una serpe. Mamma mia. Buona, Trudy, buona. Che senso? Se la rimetta dentro, va. Sei qui nel seno, qui, nel seno. Ecco. Arrivederci, salutiamo la signorina Laudadio e andiamo avanti con Simone. Arrivederci, Laudadio. Buona. Questo è 610, Lillo, Greg, Alex Braga e una breve anticipazione della programmazione televisiva di questa sera su Rai 3 andrà in onda Chi l'ha visto e quindi vogliamo dare un po' così, creare un po' di atmosfera, un po' di attesa con una puntata di Chi l'ha visto Light. Chi l'ha visto Light si occupa oggi di arte, in particolare di musica. Vogliamo presentarvi un caso veramente anomalo, dai connotati ingarbugliati e contorti. La mattina del 4 febbraio di 2 anni fa, la signora Albella Maggiore di Taranto entra in un negozio di dischi ed acquista un CD. Per l'esattezza, una raccolta di tutti i più bei successi di Pupo. Dopo mezz'ora circa, questo disco a casa della signora Albella sparisce nel nulla, all'improvviso. Ed ora la scheda. Il CD di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, intitolato semplicemente Pupo, è un CD normalissimo, confezionato nel proprio cellophane. In copertina si vede ritratto il profilo del cantante in controluce e dietro, come sfondo, un originalissimo e romantico tramonto sul mare con gabbiani. Ma come si sono svolti esattamente i fatti? Facciamo una breve ricostruzione. Albella entra in casa sua dopo aver acquistato il CD di Pupo, si toglie il cappotto, toglie il disco dalla sua confezione e lo inserisce nel lettore per ascoltarlo. Sono le 11:09. Parte la musica, l'introduzione orchestrale e subito dopo la voce calda, inconfondibile del suo Beniamino. Ma sentiamo direttamente la signora Albella che è qui in linea in questo momento. Pronto? Ho poco da dire, ho comprato il CD, l'ho portato a casa. Lo stavo ascoltando, mi sono addormentata e quando mi sono svegliata non l'ho più trovato, no? E non riesco a spiegarmelo. Dunque, qualcuno di certo è entrato in casa furtivamente, forse ha immesso qualche sostanza allucinogena nell'aria per tramortire la signora Albella e rubare il CD con il suo prezioso contenuto. Il caso è più che mai aperto e di difficile soluzione. Un mistero fitto dove gli elementi di indagine sono ancora troppo pochi. Una donna sola ed un disco di Pupo che sparisce. Noi l'abbiamo voluto segnalare sperando di essere utili a coloro che stanno indagando per arrivare al più presto alla verità. Ma chiudiamo questa puntata di Chi l'ha visto Light con una buona notizia. Proprio grazie alla nostra trasmissione è stata rintracciata la pizza napoletana ordinata 30 minuti fa dal signor Aurelio alla pizzeria La Piazzetta a Napoli. Il proprietario si scusa, ma in effetti la pizza non era sparita, ma c'era stato un semplice disguido tra i camerieri e la cucina. Questo il motivo di tanto ritardo.
storia, ogni volta la stessa storia. Quando Giorgina ed Alessia tornano dalla lotta femminile nel fango, io metto la camicetta di Giorgina a lavare, ma i colori si estinguono, mentre quelli della camiciola di Alessia rimangono vivi e belli. Eppure le due camicie sono identiche. Identiche un par di ciufoli. La mia l'ho comperata alla boutique, tu alla bancarella. Ma poi perché non usi acqua e sapon? Acqua e sapon? Ma è una sola. Ma da oggi c'è il nuovo acqua e sapon. Un'altra sola. No, nuovo acqua e sapon. Lava più bianco, agisce in profondità, è comodoso, ha tre sorprese in una. Scolpisce i tuoi capelli, fissa morbido morbido, strizzola il velo pendolo. Non fa male quando si leva, non si attacca al lavoro del tuo dentista ed è garantito dal laboratoire Rainier de Paris. Nuovo acqua e sapon, stesso prodotto in una confezione nuova. Nuovo acqua e sapon. Costa un po' di più, ma... ma... mastica... 6-1-0-610. La seconda parte di 610 è dedicata non solo a intrattenere i nostri radioascoltatori, infatti tra pochissimo avremo un quiz, ma soprattutto a dimostrare nei fatti che 610 è soprattutto un programma di approfondimento scientifico. Questo dobbiamo dirlo per sincerità nei confronti dei nostri radioascoltatori. Insomma. E infatti Alex, anche oggi dedicheremo un po' del nostro tempo alla scienza, esatto, e alla psicologia comportamentale. Psicologia, sì. Infatti è qui con noi la professoressa Clorinda Sebastianelli, psicologa infantile. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao. Ecco qui, e ricordiamo che la professoressa ha 37 anni e mezzo, vero? Così. Sì, 37 anni e mezzo, sì, e già da 10 anni è una delle psicologhe infantili più famose d'Italia. Sì. Professoressa, in quanto psicologa infantile... Ci stanno le giostre qua vicino? No, non credo. Non mi pare. Dicevo, io in quanto... voglio andare alle giostre. Beh, ci stanno quelle... Quali? Sì, ma stanno un po' lontane degli eroi. Andiamo alle giostre di Piazzale degli Eroi! Però bisogna andare macchina, perché non è comunque vicino. Giostre! Giostre! Sì, professoressa, dopo. Magari dopo. Che bello, facciamo tutti i giochi, tipo il cavalluccio, l'astronave. Sì, però adesso... Ma c'è pure lo zucchero filato lì? Sì. C'è? Sì. Non lo so, presenti. Mamma, andiamo a comprare pure lo zucchero filato. Dicevo, siamo qui con la professoressa Clorinda Sebastianelli, psicologa infantile. E poi c'è la tazza che gira? Sì, c'è la tazza che gira, però adesso dobbiamo parlare di... Ma sei sicuro? Mi pare che c'è la scimmietta che gira? Non lo so, la scimmietta no, non c'è la scimmietta che gira. Secondo me non c'è neanche la tazza. Ma come non c'è la tazza? Sì, di che c'è, Greg? Di che c'è la tazza che c'è la tazza che gira. Che bello. Ripeto, siamo qui con Clorinda Sebastianelli, professoressa. Andiamo, ce l'avete la macchina? Psicologa infantile. Andiamo con la macchina? Io sono motorino, io veramente oggi. Professoressa, lei non può andare avanti così, va bene? Siamo qui per fare un'intervista. Lei è una psicologa infantile, va bene? È una professionista. Io volevo dare le giostre. Che non posso dare tutte le volte. Ma chi la chiama qui? Ma chi la invita tutte le volte? Andiamo avanti col programma. La portate via. Lei è un'esperta. Tuo figlio sta troppe ore davanti al computer? Basta, Luigino. Sono 4 ore che giochi a questo videogame. Lasciami in pace! Devo finire il livello! Tu non finisci niente. Ora ti leggi un buon libro. No! Regala un libro a tuo figlio. Un libro libera la fantasia. Ora basta, signora. Signora, si calmi. Signora, stai esagerando ora. Signora, si calmi! Signora, così le fa male. Signora! Sei uno zero, sei uno zero. Six, one, oh. Sei uno zero, sei uno zero. Sei uno zero. Questo è un appello ai nostri radioascoltatori. Stiamo per mettere in palio un montepremi da capogiro. 800-800-002 è il numero verde per chiamare il nostro centralino e prenotarvi. Solo il primo che riuscirà a prendere la linea potrà giocare con noi a Se dico di buttarti a fiume. Una breve sigla e poi sentiamo subito chi c'è in linea. E se dico di buttarti a fiume? Sentiamo subito chi è in linea. Pronto? È pronto? Pronto, sì. Salve, sono Ottavio Sansoni. Chiamo da Genova. Ciao Ottavio. Sì, Ottavio. Allora, siamo contenti. Vorrei giocare a Se io dico di buttarti a fiume. Un po' di tempo cerco di prendere la linea, ma non ci riesco mai. Siamo contenti di giocare con te, di poterti fornire l'opportunità di vincere questo gruzzoletto. Anzi, forse non è tanto un gruzzoletto, perché 500.000 euro potrebbero far comodo. Un gruzzolone, insomma. Va bene, allora puoi scegliere anche una delle tre buste che abbiamo qui davanti, A, B o C? B. B. La domanda di oggi è, prendi tutto il tempo che vuoi, non abbiamo il tempo che scade. Esatto. La domanda di oggi è questa: qual è
il vero nome dell'alter ego in borghese di Spider-Man, detto anche l'uomo ragno. Ha beccato veramente quello giusto, perché io sono, ho 500.000 euro in tasca. Io sono contento di questa sicurezza. Ma no, perché io ho sempre letto l'uomo ragno, fin da bambino ci sono cresciuto con l'uomo ragno. Sì, però so, noi vedevamo, ovviamente ci arrivava l'uomo ragno tradotto. No, ma io so proprio il nome in Otello, americano. Hai detto, ti chiami? Ottavio, scusami, Ottavio. Sì. Io so proprio il nome. Allora, nome, sì. Quello che noi conosciamo come, che ha poi oltretutto le iniziali uguali del nome e del cognome. Certo. Esatto. Allora, questo è il vero nome. Il vero nome è quello, cioè l'uomo ragno quando è in borghese si chiama, lo posso dire, lo dico a sto punto. Se tu sei sicuro che quello che hai sempre letto finora o visto nei film, ma io i film neanche ne parlerei perché sono veramente una versione appunto cinematografica moderna, sì. Io mi baserei proprio sui fumetti o forse mi baserei anche sul libro che uscì prima dei fumetti. Libro. Supponiamo, io dico solo una cosa, supponiamo che per, vogliamo dire, un problema per usare un nome che già... quindi la casa editrice ha dovuto cambiare. Io sto dicendo delle cose così, Sì. Però se però vuoi, sta dicendo se vuoi... che quello che tutti conoscono, conosco anch'io, non è il nome vero del di è il nome con cui è conosciuto, quello che tu hai in mente, che hanno in mente quasi tutti, è il nome con cui è conosciuto abitualmente. Ma non è quello? Io non dico nulla, dico se tu vuoi dire quello ti assumi la responsabilità. Puoi farlo, mi ha fatto venire dei dubbi fortissimi adesso. Mettiamo ma che posso avere un aiuto eventualmente? Mettiamo che ci sia stata una bega legale per cui abbiano dovuto cambiare il nome. Possiamo supporre che il nome vero sia di origine italiana. Ha un nome di origine italiana Spider-Man in borghese, ma magari non è stato potuto usare perché ostacolato dal vero possessore del nome, che magari è stato un coreografo e ballerino. Cioè il nome di Spider-Man in borghese è un nome in italiano, è omonimo di un ballerino, poi coreografo, poi regista televisivo, nonché è stato anche compagno di Raffaella Carrà. Sergio Iapino, sì, coreografo, regista e compagno di Raffaella Carrà, è stato, sì, Sergio Iapino. Quindi il vero nome dell'alter ego in borghese di Spider-Man, detto anche l'uomo ragno, è? Sergio Iapino. Sì. No. No. Era Peter Parker. Era Peter Parker. Ma lo sapevo che era Peter Parker, lo stavo dicendo. Peter Parker. Sergio Iapino. Ma beh, ma Sergio Iapino me l'ha suggerito lei, mi ha fatto dire Sergio Iapino. Io sapevo che era Peter Parker. Come si fa a pensare che abbia un nome italiano? Ma me l'ha detto lei, mi ha detto provi a pensare a un nome italiano. Vabbè, ma se ti dico di buttarti a fiume che fai? Vabbè, ho capito, però io così ho perso 500.000 euro, scusi. 500.000 euro perché dico Sergio Iapino anziché Peter Parker. Ma io lo sapevo che era Peter Parker. Da quando sono ragazzino che leggo i fumetti di Spider-Man dell'Uomo Ragno. Ma è possibile? Questa è la distrazione. Ti salutiamo, Ottavio. Ciao, Ottavio. Dispiace, però lo ripetiamo sempre, non distraetevi, concentratevi, non dite risposte a vanvera. Grazie, ci sentiamo per la prossima puntata di E se dico di buttarti a fiume, sigla. E se dico di buttarti a fiume. Corri in edicola, da oggi puoi trovare il primo numero di Spider-Man e Beethoven. La prima rivista per chi è appassionato di Spider-Man, ma va matto anche per Beethoven. Nel primo numero, chi è più forte, Spider-Man o Hulk? Il grande direttore d'orchestra Riccardo Muti ci parla dei movimenti della pastorale di Beethoven. L'elenco di tutti i nemici di Spider-Man. Il periodo romantico di Beethoven, dalla sonata per pianoforte numero 23 al Fidelio. Spider-Man si scontrerà ancora con l'uomo sabbia? Spider-Man e Beethoven. Corri in edicola. 610 alle 17:49 minuti, 20 secondi, state ascoltando Radio 2, questa è 610, il nostro programma spesso promuove delle campagne, alcune le promuove perché sono campagne alle quali noi aderiamo e ci arrivano da associazioni esterne, altre le facciamo, le creiamo proprio noi, come questa.
cultura alla radio, e questo è il nostro slogan, esatto. Lo slogan mio e di Lillo e di anche di Alex Braga, di tutto, sì. 610. Sì, perché? Sì, no, perché basta, che ci siamo accorti ultimamente, facendo zapping, guardando la TV, che veramente ci siamo accorti che la TV è piena, zeppa di programmi culturali, non fanno più intrattenimento praticamente. Allora siamo detti, allora che l'intrattenimento lo facciamo solo noi alla radio, facciamo anche noi un po' di cultura, e quindi giustamente adesso abbiamo quest'angolo dedicato alla cultura. Sì, sennò c'è troppa disparità. E lo facciamo da un po' di tempo propagandando questo materiale fantastico cartaceo delle edizioni dei Gambrinis, che praticamente racchiudono tutto lo scibile umano, certo, in questi meravigliosi volumi da collezionare, queste splendide enciclopedie. Quella splendida di oggi, che è la grande enciclopedia delle aree geografiche dei Gambrinis. Esiste una grande enciclopedia delle aree geografiche, bello, beh, questo è molto interessante. No, ma poi guarda come è rilegata bella in crosta di pane, bellissima questa. Se tocchi viene un po' di briciole, bisogna toccare, però è bella. Poi è casareccio. Infatti lo sento dal profumo. Allora, per esempio, apriamo qui Lillus. Ah, un'area geografica che si chiama Lillus. Perché? No, perché io mi chiamo Lillo, quindi Lillus. Ah, è vero, Lillus. Che strano. Non avevo fatto abipazienza. Infatti, sentiamo un po'. Trattasi di guazza melmosa e malsana, ricettacolo di batteri, sanguisughe, tafani, zanzare, germi, mosche, microbi e altre cose orribili e fastidiose, tipica della zona paludosa, umida e maleodorante. E... di animo meschino. C'è un'area geografica di animo meschino. Pensate quanto è negativa. Anche animista questa. Ah, certo. Sì, e si chiama Lillus. E si chiama Lillus, sì. Vedi che strano. Ora abbiamo un po'. Abbiamo a caso. Magari ce n'è anche una che. A caso. Che ha a che fare col tuo nome, magari. Che ne so, per dire, no? No, non credo. Comunque, vediamo un po'. A caso. Ecco qui. Eccola qui, a caso. Greg, sì. Addirittura la. Pensa, a caso, come... prendo a caso. A caso hai preso un'area geografica che si chiama Greg. Sì. Che area è questa? Che... Trattasi di terra fertile e spettacolare, delle zone temperate, habitat naturale e spontaneo di farfalle splendide, fiori incantevoli e uccelli del paradiso. Ama le belle donne e i quadri d'autore. Un'area geografica che ama le belle donne e i quadri d'autore. Sì, sì, perché è sensibile come a questo. Come area geografica. Sì. E si chiama Greg. Si chiama Greg. Greg. Scusami, Greg, do un'occhiata all'enciclopedia, posso? No, perché mi si fa stantia la copertina. No, fammi vedere un attimo. Fammi dare un'occhiata. Diventa rifatta poi. 610. Ehi, ma dove stai correndo? In edicola. Ma non so esattamente cosa acquistare. Sicuramente troverò qualcosa. Ma qualcosa in particolare? No, qualcosa in generale. E allora sbrigati, perché è in edicola Qualcosa, la prima pubblicazione interamente dedicata a qualcosa. 150 fascicoli settimanali da rilegare negli appositi raccoglitori. Troverete qualcosa in qualsiasi campo vi interessi. Questa settimana la prima uscita a Qualcosa in generale a soli 10 euro, con in regalo una cosa a caso. Qualcosa. I grandi film d'autore di 610. La storia di uno scienziato di provincia. Franchini, scienziato giociaro, inizia gli esperimenti per dare vita alla sua creatura. Ci riuscirò, animate? Ci riuscirò! Tanti tentativi e anche lo scherno dei compaesani. Se riuscisse animate, farei vedere i compaesani quando pare Franchini. Sette anime gliela farò vedere io a sti burini, sette anime. Sette anime nei cinema. Radio2pod.rai.it. Radio2pod.rai.it. Pronto, sì, chi è? Pronto? Non sento, pronto? Scherzo! Questa è la segreteria telefonica di Casa Paiella. Lasciate un messaggio. Ma no, ma non è vero, sai, io sto facendo come quelli che c'hanno. No, che dicevi che sei? Pronto? Pronto? Ma che? Invece scherzo! È proprio la segreteria telefonica, questa è la segreteria telefonica di Casa Paiella. Per favore lasciate un messaggio dopo il segnale. Mi sei cascato, ma so io, ma non lo senti, c'è differenza della segreteria. Chi hai detto che sei? No, pronto? Dico chi hai detto che...
Non è vero, è un messaggio registrato, la segreteria telefonica di Casa Paiella. Lasciate un messaggio. Ma non è vero, so io. Ma come fai a... Scusa, ma ti sei... che cosa? Ma non è vero! È la segreteria telefonica di Casa Paiella. Lasciate un messaggio. Ma dai, ma come fai a credere che sono la segreteria telefonica? 610. Oh! Sei 10? 610. Ci vediamo ai castelli romani. 610 610. Le 17, 2 minuti, 15 secondi. Buon giovedì a tutti da Greg Lillo e Alex Braga. Ed oggi, oltre che ad essere giovedì, è una giornata importantissima perché si celebra la prima giornata mondiale della sintesi. Una manifestazione, ci dicono, talmente riuscita, questa della prima giornata mondiale della sintesi, che adesso, che sono da poco passate le 17, è già finita. Ma colleghiamoci subito con qualcuno che questa manifestazione, questa giornata mondiale della sintesi, l'ha vissuta fino in fondo e ci racconterà con la sua viva voce come andate, di cosa si tratta. Pronto? Sì. Ecco, siamo di Radio 2, 610, volevamo sapere come sono andate queste celebrazioni per la prima giornata mondiale della sintesi. Bene. Grazie, arrivederci. 610. Cominciamo questa puntata di 610 all'insegna della cultura, cominciamola all'insegna dell'arte, perché riteniamo che sia importantissimo divulgare soprattutto la pittura anche attraverso la radio, quindi raccontandola, invitando qui i protagonisti della nuova scena, diciamo così, dell'arte visuale fatta su tela, perché sempre di questo si parla. E abbiamo qui proprio oggi all'uopo Agnolo Di Bonifacio, che è un pittore dialettale romano molto molto importante, detto Ermaranga, al quale diamo buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a voi. Pomeriggio. Ecco, il maestro ha portato questa tela meravigliosa, peccato che siamo in radio, voi non possiate avere il gusto di godervela, perché veramente merita, grande forza di colori, questa intensità espressiva dell'opera. Il quadro si intitola Coatto che impenna, ecco. Ce ne vuol parlare, per favore, di questa rappresentazione molto molto intensa? Ma stai a conquistare queste parole? Te faccio fare la prefazione del prossimo, della prossima mostra dei quadri. Bravo, io ho letto molte, sì. Moltissime recensioni, insomma, Ermaranga, voglio dire, lei è uno dei pittori in questo momento più amati dalla critica e anche dal pubblico, perché comunque la sua pittura è una pittura per certi aspetti anche popolare, no? Molto popolare, comunque prende spunto da situazioni di tutti i giorni, come in questo caso Coatto che impenna. Ci vuole descrivere questa bellissima rappresentazione? Vabbè, come lei giustamente ha detto prima, è un quadro della grande espressività, perché... Cioè, boh, te dà subito una macchia di quotidianità romana. Ma poi in cavallo rampante, cioè sembra esatto, un Napoleone a cavallo quasi, capito? È molta... regolare, ci ha corto proprio. Come ha detto lei, è proprio... È, è...